detto? Chi è la intro? Oggi, ragazzi, parliamo di catfish, di tutte quelle relazioni dove a un certo punto... No, non è vero. No! Non è vero! No! Dai, non sto scherzando! No! Ma buonasera! Vorrei che la gente a casa potesse vedere lo sguardo che ha fatto Cesare quando ha detto catfish. Ha fatto così, era così, a un certo punto vado... Ma perché, cosa è successo? Cioè, hai pensato a un catfish che hai ricevuto? No, ha pensato a io. Esatto, catfish. Ho sbagliato, okay. Ma detto, oddio, confuso. Comunque, se ci pensate, se siete attenti a casa, non abbiamo mai azzeccato un intro. Cioè, né volendo, no, né qualcosina, sì. Riuscendo, no, vedi, non abbiamo mai azzeccato una. Di cosa parliamo oggi? Allora, no, oggi tenetevi liberi perché è una live lunghissima. Allora, live pregna lunghissima. Di contenuti, quindi no. Sai qual è la cosa figa? Che finalmente non è come l'ultima volta che dovevamo partire per il Portogallo in 0-2. Dovevamo partire. È vero, avevate il tampone. Dovevamo andare veloce. No, sì, sì, sì. Il tampone. Avevamo il tampone da fare. Siete arrivati in ritardo. No, siamo arrivati in ritardo. Perfetti. E questa volta ce la possiamo prendere lunga. E quindi sì. Ok, let's go. Finiamo tra un quarto d'ora. Possiamo andare avanti per allora, le lunghe senza problemi. Inaugurerei però questa live proprio col bottone. Col bottone, che non significa quello che si preme, ma con una fantastica esperienza culinaria. Quindi lanciamo la Perinic. Ma c'è davvero? C'è davvero? Non c'è davvero la regia. Ma non gliel'avete detto in regia? Ma non l'hanno preparato. No, ma è tutto, lo faccio tutto io. Ah, perfetto, è vero. Non erano stati avvenuti. Oh mio Dio, è vero. È vero. Ma io, è vero, allora, è vero. Allora, ho chiesto un sacco di volte se era vero o no questa cosa. Ho mangiato un sacco di robe. Tu vai pure a preparare come hai mangiato. Se no, ti saresti tenuto certo il free, leggero. Ma è vero. Allora, abbiamo lanciato i talenti Nick in realtà, perché mi sa che non abbiamo più la Perinic. Esatto. No, tristissimo. Però vabbè, comunque, adesso c'è Perinic, ma anche Aperi Frank. Sì, è un po' Aperi tutti. Sarà un aperitivo che tu invidierai tantissimo. Come ci avete preso le cose da Lisbona? Allora aspetta, questa è un'esperienza culinaria. Io me li culo. No, tu devi stare fermo. Sono confezionati, spero. È tutto confezionato. Tutto confezionato, noi non l'abbiamo mai toccato. Ma è dove erano in estiva? Non ti posso dire nulla. Sono dolci. Non erano in estiva. No, non erano in estiva. No. Non avevamo il bagaglio in estiva. Allora niente. Erano tra le gambe di French. Che schifo. Perfetto. Frank rifiuta. Io mangio, non è un problema. Ma io li voglio in estiva al freddo, in frigo. Perfetto. E comunque, quello che volevo dirti, vabbè, Nick, ci sarà questa esperienza culinaria, ma me ne frega assolutamente nulla. No. E la cosa che ti volevo dire, che volevo dire al pubblico, è che oggi parleremo di una roba importante, e cioè dove andrà in vacanza / ritiro spirituale Space Valley, perché è quello che sceglieremo insieme a voi. Abbiamo questi giorni in cui abbiamo deciso di prenderci una mini pausa per andare a fare una sorta di toglierci di toglierci vacanze, sì, esatto, per metterci avanti. È un ritiro. Dobbiamo pensare alle puntate, Infatti. Dobbiamo tipo organizzare cose. Si lavora, quelle cose lavorative. Schedule. Ma tu da stamattina dici che andiamo in vacanza. No, andiamo in vacanza. Noi andiamo a fare team building e brainstorming. Esatto. Ma avevano detto che era una vacanza. No, zero, lavoreremo. Che cazzo dici? Dobbiamo lavorare là. Ah, ma là non facciamo baldoria. Sì, però dobbiamo anche lavorare. Ma che baldoria? Magari ubriachi ragioniamo meglio. Alle 6, Frank. Alle 6 finiamo di lavorare e si inizia a fare baldoria. Ma Nick mi ha detto tutte le sere Montenegro e Balotte. Sì, però alle 8 a letto. Mattino dopo alle 6 a picconare. Alle 6 si inizia facendo colazione con calma. Ma che con calma? Alle 6? Ma che alle 6? Ma che con calma? Dai, come a Roma, Frank. Beh, di bello. Bello. Vabbè, comunque questo sarà un esperimento, perché infatti dopo... Ma è andato in Portogallo a prendere. È andato in Portogallo a prendere. No, è perché questo cibo ha bisogno di essere scaldato per uscire. No. No? No. Allora questo lo dovrei dire al tuo collega, perché il tuo collega sta scaldando quel cibo. Non so cosa state e comunque la cosa figa è che, come vedete, non abbiamo ben capito che cosa andremo a fare in questo ritiro spirituale, e ci dovranno essere delle regole che Ma perché sceglieremo. Lo stai spiegando adesso? Lo stai spiegando adesso per anticipare le cose? No, lo sto spiegando perché non abbiamo fatto l'intro, quindi per un attimo parli. Parli, un attimo. Ma non parliamo del Portogallo? No, non parliamo, dopo parliamo del Portogallo. No, prima parliamo tu del Portogallo. Tu non segui la scaletta. Ma io pensavo, no, c'è scritto qua che partiamo dal Portogallo. Dopo parliamo del Portogallo. Ma stai tranquillo, un ponte per tutto. Stai tranquillo. Ma non partiamo dal Portogallo. Ma hai rotto il cazzo. Ma voi perché se ne vanno tutti piano piano? Ma non ho capito, non vabbè. Comunque la cosa figa è che andremo a determinare delle regole di questo ritiro. Non le decidiamo noi però.
le decidiamo certo insieme alla chat. Esatto. Cioè le decidiamo però un po'. Cioè magari noi diamo delle idee e poi magari tramite dei gran sondaggioni capiamo sì se si può fare quella cosa o non si può fare. Ad esempio, vogliamo scegliere di andare, non so, la sera di rimanere tutti nudi insieme in una stanza? Bello, lo sceglieremo insieme a voi. Building. Team building, ma soprattutto anche riuscire finalmente a fidarsi. Dick building. Dick. Torneremo col bella, questa grande mi è piaciuta. Quindi ma ci saranno tante posso dire che saranno tipo 5 live per decidere tutte queste cose. No, sì, secondo sì, me io no. Scommetto usciremo che non avremo deciso il posto. Vabbè, io in realtà non avremo più palli di idea. No, no, era cioè, avremo secondo me scelto un posto dove sì, non no potremo andare e non ci andremo e andremo da un'altra parte. Ah, ok, questo può essere plausibile. Oppure avremo una rosa di 55 posti. Perfetto. Sì. Ma a parte questo, mentre comunque si sta Cesare sta prendendo l'aereo per Lisbona e sta cercando di tornare. Perfetto, ce l'abbiamo. Eccolo. Ce l'abbiamo, allora. Ma quindi andava riscaldato o no? Allora, ho fatto una cazzata. No. Ho sparato il microonde a 1100. Sono esplosi. E no, no, ma non con questi. Ne ho due di là che sono diventati tipo pelle di vecchio. Pelle no di Giorgio Armani. Proprio sembra un pelle di mummia. E questi cosa sono? Questi no, sono altri due leggermente riscaldati, ma sono tiepidi freddi. Cesare ha in mano dei pastéis de nata, dei sì dolci tipici alla fare crema e cannella di Lisbona. Ma è crema, ragazzi, crema pasticcera. È crema pasticcera. Chiaramente, ragazzi. Ma da quando sanno fare la crema pasticcera in Portogallo? Allora, questo non lo sapevo neanche. Sanno fare solo a Bologna. Infatti, non era buona. Tu che sei esperto, tu, non era, era buona. Buoni, allora, no, no, non è vero. Wow. Non è vero. Infatti, su questo io ho da ridire tantissimo. Okay. Perché è buona, ma secondo me non è come la nostra crema pasticcera. Cioè, se ci mettessi dentro la nostra crema sarebbe meglio. No, 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 non dico questo. Secondo me è una crema tendenzialmente diversa, molto diversa. Perché non è una pasta alla crema, è un dolce fatto così. Non so definirti crema pasticcera, quindi non te lo so. Secondo me questa. Ah, scusa, sto già mangiando. Ma dai, ma scusa, ma aspetta un attimo. Devo aspettare, non sapevo. Cosa? Buono. Non ho aspettato, ti ha rovinato. Sicuramente non sono buoni come appena sfornati croccanti, però sono sicuramente buoni. Com'è, Frank? È molto piace? Buono. Non no ti piace? Non... No, dai, non è cioè, la cannella, ma non mi piace. Ah. È buono. È buono, Nick. È molto buono. Non me l'aspettavo botto così. Ma sono illegali. Cioè, sa un botto di cannella. Io, no, se mi dite crema pasticcera mi aspetto il limone. No, no, sa di cannella. Molto deluso. Però secondo me ha ragione che con un pizzichino di limone a me quei robe limoni sarebbero un botto. Scorzetta di limone solo. È che a me piace tanto la cannella. E poi la crema non è buona. Cioè ci crema farei il bagno nella no cannella. È buonissima. Ha una consistenza cioè, molliccia. È perché c'è il burro. Secondo me c'è il burro. Non vabbè, è la vera crema pasticcera. Non è neanche appena sfornato. Non è la vera crema pasticcera. Ti ricordo, Frank, sono tornati ieri da Lisbona. Quindi questi li hanno comprati ieri. Questi sono stati in frigo. Questi sono stati in frigo. Cioè, prendi una pasta e la crema e metterla in frigo un giorno. Se me lo vuoi dare, puoi darmi. Sarà buono. Diventa dura. Ah, arrivati a mezzanotte. Sai cosa? Ho avuto. Sì, mezzanotte. Ma in realtà, ieri ho cercato gli arrivi in Portogallo e non c'erano né quel giorno né quello prima. E sono dovuto andare a oggi. Ah, ma perché ci spi l'aereo? Perché volevo sapere quando arrivavate. Perché ho detto, boh, magari posso arrivare con calma. Beh, tanto io credo che volesse anche sapere se aveva ancora un lavoro. Cioè, nel senso, effettivamente. No, è interessante perché io non vi seguo nei social, eccetera. Quindi a un certo punto mi sono chiesto, magari sono morti. Vabbè, no, certo. Se è così io non lo so perché nessuno me lo dice. È vero. Lo scoprivo. E poi io avrei da fare un botto di lamentele sull'aereo su cui abbiamo viaggiato. Che rottura di cazzo. A parte che Ryanair non ti mette più i posti vicini, anche se cioè l'assegnazione casuale. No, però una volta l'assegnazione casuale comunque ti combinava se c'era la possibilità i posti vicini. Adesso non è più così. Da pagare. Sì, ma anche prima potevi pagare. Però se c'era la possibilità di metterti vicino, nel casuale comunque ti metteva vicino. Non sono mai riuscito ad andare vicino ai miei amici. Mai. 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 Io ero di fianco a un fan. A un certo punto mi fa: tu sei Nelson, vero? No, ma io ero lì che dormivo, scorreggiavo. No, a me spacca che su Ryanair ti vendono la qualunque. Ma diventa proprio, cioè io non ho mai subito così tanta pubblicità. No, io sono con il nero e poi c'è anche il profumo. Ma sai qual è la cosa terribile? Che io magari ho la musica e sto dormendo, sì, sento che parlano e disattivo per sentire. Mai, lo so, mai. Ma io dico, magari dicono che siamo in ritardo, mi tolgo le cuffie e sento: prendi un gratta e vinci al pezzo di 8. E dico, vaffanculo. Io li stavo per comprare gratta e vinci. Ma perché? Io sono fortissimo nell'addormentarmi prima che l'aereo decolli e svegliarmi quando è già atterrato. Ma tu ce la fai? Certo. Uno spazzetto così più. Io anche lì il nessun collo problema. Non so dove tenerlo. Io non so dove cazzo stare. Dritto. Ieri. Non sapevo, non riuscivo. Io lo vedevo perché lui era davanti a me e lui, secondo che questo sia il sedile, lui stava così. Tutto sì, il tempo. Io appoggiavo la testa a quello davanti. Infatti io pensavo fosse stato morto. Male. Sì, ogni tanto mi diceva tutto bene. non si sa mai. Ma l'avete già fatto il patto del giorno? No, no. Ah no, il patto del giorno, è vero. Let's go. Patto del giorno. Andiamo a sentire il patto del giorno.
tutti, sono Federico e il patto del giorno che vi propongo è il seguente. Avete il potere di leggere nella mente delle persone e quindi di sentire proprio i loro pensieri come una voce, però questo potere non è disattivabile. Quindi quando vi troverete in mezzo alla folla, nelle piazze, comunque sentirete i pensieri di tutte le persone. È il film What Women Want. Esattamente. Io è proprio quello. A prescindere però, non però lui sente solo quelle delle donne. È vero. E io a prescindere non vorrei sentirli. Minchia, io di brutto. Sì, anch'io. Secondo sì. me però sempre. Domini il mondo. A volte. Boh, no, io sì, ma con arbitrio. Merda. Cioè decidendo no, chi vabbè, con ascoltare. Arbitrio, se li senti tutti ti spari. Cioè esplodi. Cioè, però aspetta, senti continuamente aspetta, il pensiero tutte le voci. Si attiva solo quando tu passi di fianco a una persona. Quindi nel momento in cui ti isoli tu non senti nulla. Senza Xavier. Quello sì. Però... se sei anche con noi. Ma scusa. Cavolo, noi pensano in live, li parlano in live e tanto ti passano tutti i pensieri di ma tutti. Anche arbitrario, scusa, What Women Want non ti ha insegnato niente. Mi ha insegnato che se tu conosci i pensieri delle donne, riesci a conquistare tutto. Mi ha insegnato piedi. Quello Mel Gibson. Poi, no, sai che non mi ricordo come finisce. Cioè, perché mi ricordo che lui usa un botto sta skill. E neanche secondo me alla fine poi... finirà che era meglio prima. Cioè, secondo me immagino. Adesso non oppure mi ricordo. Oppure si collega e diventa Xavier. Non mi ricordo neanche io, ma io credo che lui inizi ad avere dei problemi per i pensieri che sente. Cioè, ci sta. No, beh, sì, sarà sicuramente più, sarà più felice. Genere. Che esatto. Poi era quello che va col phone fuori. Sì, si cerca di ammazzare. Da citare qua, che non bisogna assolutamente scordarsi, quel film in cui si sentono i pensieri del bambino neonato con John Travolta. A quale? Che è... Tu inventi le cose. No, no, è vero, esiste, non mi ricordo come si chiama, è qualcosa a New York. Intanto parlate Natale a New York. Certo. Non lo so, però c'è un bambino. Love Actually. No, però esiste, ha ragione e non l'ho mai visto però. Comunque ricordiamo c'è un sondaggio in chat se volete rispondere anche voi che ci guardate gentilmente da casa, dalla macchina, dal lavoro. E mi raccomando, se siete in un posto particolarmente bello, fatevi anche una foto, mettetela su Instagram che magari la guardiamo. Comunque se è un posto dicono, brutto, fatelo ma tanto. Ci dicono che il film si chiama Senti chi parla. Senti chi bravo, parla, bravo, bravo Nick. Infatti bravo, non capivo, c'è un bravo. Bambino che perché leggevo Senti chi parla, bravo. Pensavo stessero schernendo uno di noi. Cioè, è, da, no. È dal John punto Travolta di vista è un bimbo. Bambino. Esatto. Sì. Okay. È un neonato che e tu senti tutti i pensieri del neonato. Figo. No, assurdo. Però okay. Vabbè, mi ha ricordato quella cosa lì. Vabbè, io non accetterei. Io accetterei di brutto. Ma non è. Hai un potere devastante. Non puoi più stare però in mezzo alla folla. Esatto, o vivi esatto. Isolato. Poi. Io infatti lo farei per non quello. Capisco. Ma non puoi neanche stare qua. Stare non posso neanche. Perché non posso stare qua? Perché senti 5 persone fastidioso. Che parla e stai già sentendo. Tu sentiresti persone... stronzo, ma questo qui è una merda. Cioè, continuamente. No, ma più che altro non riusciresti neanche più a pensare o a sentire quello che ti dice uno perché senti i pensieri di tu. Ma già è così. Esatto, infatti. Cioè, nel senso, Nick mi ha appena detto che è così. Nel senso che è così la realtà, cioè non si capisce niente quando parliamo. Secondo me dovresti sfruttarlo a tuo vantaggio, tipo, non so, fai delle riunioni con persone molto potenti e ok, sai, no certo, quello devi riuscire però a sì, sentire vivi tutti. Come un eremita, sì, però ogni tanto ti attivi, fai soldi. Ma per me non è male, io accetto, io accetto. Per curiosità, io rifiuto. Quindi siamo la minoranza, noi tre, ma anche in chat. Andiamo a vedere la maggioranza, cioè, maggioranza qui, ma in chat siamo la minoranza. Sta perdendo il 71% sì, dice no per ora e il 29% dice posso dire sì, che siete estremamente lenti a votare perché votate in 400 neanche e dopo un minuto. Cioè, sì, non capisco la gente cosa faccia mentre non guarda so le live. Vabbè, cosa? Fateci sapere. No, stavo pensando che in realtà c'è cioè, l'unico potere che, cioè l'unica cosa che darebbe veramente fastidio non è tanto io ti sto dicendo una cosa ne sto pensando un'altra perché secondo me non succede. Io adesso no, sto parlando, non sto pensando niente. È che il vostro rapporto è che ora tu stai parlando e senti quattro persone che parlano. Che pensano? Non sì. È detto. Sì. Non è detto. Ma sì, non qualcosa sì. Beh, non è impossibile. Quando tu parli non pensi. Esatto. Ma quello no. Però se io ti sto parlando, tu stai pensando, ma senti anche il loro pensiero. Io ora non ho pensato. È impossibile. Te lo giuro. Non si può. Anche... Non ho pensato, io ti ho guardato. Beh, così. Io mi disattivo. Ma stai pensando possibile. A quello che sto dicendo. No. Senti le mie parole. Però tu puoi pensare senza usare le parole. Sì. Quindi sì. In quel caso... Dobbiamo non pensare solo a immagini niente. Esatto. Com'è se entri nel mio cervello e incominci a sentire probabilmente no, se entri nel cervello di Cesare così. Io mi immagino tipo Cesare serissimo, tu che gli parli di una roba e lui che intanto sta pensando Zio Peros vai via. Per chi non lo sapesse è diventato meme del nostro canale. Oggi c'è stata una telefonata molto bella. Eravamo di là nell'altra stanza ufficio e Nicolas telefona a Cesare e gli fa ciao Cesare, ma sei in studio? E lui no. Ok, mette giù e chiama no, me. No, ciao, gli ha detto no, sono ammalato. Ma c'è una gag.
vabbè. Ah. Rovinata. Sì, però è tutto il gioco. Se non capisci i tempi comici, ti ha scritto un cazzo di copione, seguilo. Non ho capito. Hai rovinato. Forse non l'hai capita prima. No, non l'ho capita. Allora non l'hai capita prima. No, infatti. Allora dopo te la spiego. Allora scusate. Lui ha fatto una gag molto bella, che però non possiamo fare in live. Non possiamo farla in live. Te la dico dopo. Io ho capito, sto andando a casa. Sì, ti ha detto quello. Anche quello. Dopo ti spiego la gag. Va bene. Non ho capito neanche. Dopo poco ha telefonato me con lui di fianco e mi fa: sei in studio? Sì. E lui si è messo a ridere di brutto. No, vabbè, in modalità trollosa. Quando mi dicono così, io sto al gioco. Cioè, se lui mi dice: guarda, che non sono in studio, dico: ok, va bene, chiamo un altro. Zipanosh. È il bello del gioco. Beh, come è successo prima con Frank, ho chiamato te. Cioè. Vabbè, ma a parte questo, noi dobbiamo decidere dove andare. No, prima parliamo del Portogallo. Prima parliamo, esatto. Perché non segui la scaletta? Se tu mi fai arrivare, la mia frase era: se tu avessi sbloccato il potere, sapresti che Ton aveva pensato. Dobbiamo decidere dove andare in vacanza. Ma cosa è successo? Che io, Cesare e Nelson siamo appena stati in vacanza in Portogallo. Cavolo. Sblocca così ponte. Scusami, come andate in Portogallo? Vi siete divertiti? No, allora, sai che cosa? Il Portogallo è stato comunque una palestra. Facci la domanda: come andate in Portogallo? Vi siete divertiti? Sì, un bot. Sì. No. A proposito, adesso cosa? Sì, ora parlatemi della vostra casa fighissima. Avevate una casa fighissima. È stato una allora, a parte che abbiamo rischiato di affondare l'ultimo giorno, era proprio rispetto allora, a tutte le altre vicine. Esatto, c'è una premessa da fare. Allora, noi eravamo in un appartamento barca, quindi eravamo in questa sorta di monolocale. Houseboat. Eravamo in questa houseboat. Zio Panosh. Di 40, sarà stata 30 metri quadri. Bene, ma questo è perché giocate a Sea of Thieves ultimamente. È proprio quello che ci siamo andati. Giusto. Sì. E sulla carta, diciamolo, sembrava una gran inculata. Sulla carta era fighissima. No, sulla carta aveva delle foto. Sulla carta costava 2 euro. Era una barca fighissima. Costava un botto. Era in offerta Black Friday. Allora, diciamo che sulla carta, quando l'abbiamo vista, abbiamo detto: qua ci stanno truffando. Palesemente. L'unico che era convinto della non truffa era Cesare. Abbiamo speso pochissimo. Abbiamo speso poco. Sì. Beh, sarebbe costato il doppio, teoricamente. Il doppio era 1100 euro. No, abbiamo speso 300. No, io dico: sarebbe dovuto costare il doppio. Era in offerta. Sarebbe costato il quadruplo. Sì, il 300 euro, 400 euro. Il settuplo. Due duplo. Ma sì, io ho stato 900. Queste cose, esatto. Speso poco, bravo. No, abbiamo speso poco, 400 euro in 5 per quante notti? 3 notti? Veramente bravo. Poco. Bravo. Grazie. Non l'avrei mai detto. Bravo. Era un posto minuscolo, eravamo in 4 a stare in questo monolocale che era ancora più piccolo di un monolocale. Dalle foto sembrava gigante. Sì, no, col ma c'erano delle foto che sembrava una villa. Sembrava una nave da crociera. Sì, ma i metri quadri. E poi c'erano le donnine in costume che si c'erano alla doccia e non c'erano. Nelle foto, giustamente. Lì non c'era niente. No. E mi faceva ridere perché di base si aprivi i letti. Uno era un divano letto e l'altro era un letto singolo con la cassettiera sotto che aprivi e diventava un matrimoniale. Se aprivi non ti muovevi. Ma qui era anche basso, vero? No, normale. No, era normale. Mi faceva ridere perché tipo il letto dove hanno dormito Nelson e Federico. Che era quella cassettiera. Quando aprivi la cassettiera bloccavi la porta del bagno. Chi doveva andare in bagno? No, doveva rimanere aperta. Dovevi o tenerla chiusa e non potevi più andare in bagno o tenerla aperta. E noi la tenevamo aperta. Giustamente. Quindi puzza di merda in tutta la stanza di pisci. Ma no, non è vero. No, l'ultimo giorno. Ma era fogna. Era fogna. Era veniva fogna da lì, fuori. No, da chiudere la porta a quel punto. Si è attivata quando la mattina sei andato in bagno, che hai tirato l'acqua. Si vede che hai mosso qualcosa e è venuto su una teppa. Vabbè. Vi lasciavamo aperto perché io dovevo andare in bagno. Anche gli altri dovevano andare in bagno. Tra l'altro, tipo, per andare in bagno tu dovevi pestare il letto dove dormiva Fede. E lui stava per pestare la testa di Fede. Per pestare la testa di Fede. Poi è andato lì, si è accucciato e ha incominciato a cagare. Ma poi è pieno di foto. Ma non ho cagato, io piscio, solo seduto. È pieno di foto fatte da Fede di Cesare che piscia, perché ce l'aveva proprio davanti seduto che pisciava a mezzo metro. Non mi sa che me ne sia arrivato anche a me a un certo punto. Cioè? Di una foto di te che pisci seduto. L'ha pubblicata? Sì, perché, l'ha pubblicata. Ecco, è arrivata. Fai conto che Fede mi aveva proprio in faccia. Fighissimo. Però da questa vacanza qua, che poi dopo, vabbè, verranno fuori tutti i vari problemi, io ho capito palesemente che non ci aiutiamo a vicenda. Zero. Ma hai capito? Ti spiego, perché voi non ci avete fatto minimamente caso. A un certo punto io sono andato in bagno e c'è un problema quando tu hai un bagno su una nave, nel senso che è tutto lo diverso. Lo scarico è diverso, ok? È meno potente. Quindi io a un certo punto. Ma dove va la roba? Secondo me va tutta sotto. No, nella fossa biologica. Ce lo stiamo chiedendo anche quello. Ti dico questo, Frank. L'ultimo giorno
noi avevamo la barca tutta inclinata. Era appena in merda. E di acqua della doccia. Ma era proprio tutta inclinata. Io penso che acqua della doccia e un chilo o due al giorno li farà. Secondo me ci sarà stati almeno 5-6 kg di merda totale. Sicuramente. Con la doccia magari. Cioè era proprio rispetto a tutte le altre. Può essere inclinata. Noi cadavamo verso... verso il lato del cesso. Quindi di lato. Allora, era di lato. Di quindi tutto rotolava. Saranno le porte scorrevoli che POM! Si erano più aperte le porte. Assurdo. Comunque ti spiego perché secondo me non ci aiutiamo. E spero che questa vacanza che faremo con Space Valley non è una vacanza, non è una vacanza, è un ritiro che però dovrà creare un team, ok? Brainstorming anche. Vabbè, di fatto che io sono andato a cagare e a un certo punto lo scarico, non essendo di quelli classici, la cacca galleggiava, ok? Ok. Quindi io ho incominciato a bussare. Aspetta, sono quelli da barca, presente? Quindi sì, tu premi il pulsante, viene su tutta l'acqua e poi si risucca giù. Ok. Quindi io ho incominciato a bussare perché non sapevo come mandarla giù. Era la quarta volta che tiravo tiravo l'acqua e nessuno mi ha aiutato. No, allora, aspetta, nessuno mi ha aiutato. Allora, dall'altro lato c'ero io che ti urlavo, tirala ancora. Ok, ho capito. E Federico, che stava al telefono, dicevo, vai un attimo ad ramare. Lui, ma fanculo, si arrangia. E beh, è bellissimo lasciarti in difficoltà. Beh, comunque, io ti aiuto. È sempre una situazione di, vabbè, sempre il solito. Ma non è sempre il solito. Ma no, è quello che mi fa ridere. È quello che mi fa un botto ridere. Che poi loro hanno avuto lo stesso problema della cacca galleggiante. Cioè, sì, sì, c'era qualcuno che non riusciva a mandarla giù. Che poi diceva, la mando giù. La soluzione è che io ho preso lo spazzolone e l'ho ficcato dentro così. Ma come? Perché? Cazzo, ma che schifo. Beh, certo. Devi aspettare. Sai che tiravi l'acqua? No, che non hai cagato. Andava. Non andava. Ma era leggera. La mia non galleggia. A te escono marmotte giganti comunque. Ma cosa secondo voi? No, sono marmotte bucate perché galleggiano. Domanda seria, ragazzi. Secondo voi che cazzo fa sì che la cacca galleggia o no? La mia non galleggia mai. Il peso specifico. Se è porosa. Se è porosa, esatto. Se è porosa e lascia passare l'acqua. Se mangi molti spinaci. Esatto. Cosa fa sì che sia porosa? Le fibre. Non lo so. Magari anche la chat ce lo saprà dire. Sì, magari lo sanno. Magari c'è uno laureato in ambito esperto. Dicono il grasso, la densità. Ah, il grasso. Il grasso è tipo quando avete la cacca molto oleosa, probabilmente avete una ferita interna e c'è il sangue. Perfetto. Sì, il grasso la fa galleggiare. Secondo me, altra cosa che dobbiamo capire dopo è se il nostro nel ritiro che faremo avere dei letti condivisi. Perché ti spiego una capito cosa. Adesso tu stai facendo un parallelismo tra il vostro viaggio e quello che dovremmo che fare. Ho capito adesso. Questa è ottima idea. Anche dormire insieme ti dimostra quanto sei disposto a rinunciare per l'altro, nel senso, tipo tu, ok, che abbiamo dormito insieme, sì, non te ne fotti un cazzo. Cioè, a me senso, piace sei una persona fastidio che si allarga completamente. Io sono una persona che si mette nel suo, sta lì col cuscinino, e a un certo punto mi sentivo i suoi piedoni sulla schiena, che proprio mi davano i calzoni. Per svegliarti, cioè, non ho capito come dormiva. Tipo accampato. No, letto no, matrimoniale. Un letto matrimoniale. Letto piccolino, però più piccolo del solito. Un pochetto più piccolo, più piccolo. Però sono tante piccole situazioni in cui secondo me capisci quanto puoi cooperare per stare al meglio. Cosa senti? Puzza di merda. No, non credo, no, non l'ho sentita. Certo. Non l'ho sentita. E, però a parte questo è andata molto bene la vacanza. Chi russa, chi non russa. Chi russa? No, vabbè, ma quello è easy. Tappi per tutti. Nulla. No, lì è abbastanza nulla. Easy. Devo abbastanza segnare lì i tappi. Però la cosa devastante che non consiglio a casa, non prendete una barca se soffrite poi di mal di terra. Cioè, se... È devastante. È assurdo perché tipo noi, cioè, durante tutto il giorno... avevamo degli svarioni. Cioè, ti sembrava proprio di galleggiare. Sì, cioè, ma c'erano dei momenti in cui eri seduto a tavola e la testa faceva... Ma io ancora senti continuamente dondolare. Ma è una roba che dopo un po', se ci fai, se lo noti, non riesci a distogliere il pensiero, ti dà fastidissimo. Cioè, io mi ricordo, eravamo dentro a questo ristorante e la mia testa continuava a far così. Sì, ti si muove proprio il corpo. Tu sei lì e proprio la testa ti parte un attimo e dici, uè, che succede? È quello che succede a me se uso un VR. No, è vero che c'è il mio corpo che è tutto. Sì, vabbè. E quindi questo non raccomandabile. Quello ma non raccomandabile. È quello che mi chiedevo a livello di lingua. No, parlate inglese. Come inglese? Beh, che cazzo parliamo? Non lo so, infatti ero curioso. Io in realtà ho imparato tre parole in portoghese. Sì, però mi ha fatto dire che l'unico momento in cui ti sei interfacciato con una persona è stato l'ultimo giorno quando è arrivata la proprietaria del posto che ti ha chiesto qualcosa. Secondo me non hai capito e tu l'unica cosa che hai detto è stata thank you. Sì, è vero. E poi dopo lei ti ha detto un'altra roba e ti ha detto thank you. Perché la sentivo da lontano e non stavo capendo niente. C'eravamo noi con Dracao sparato nella televisione a 100 e quindi ho detto vabbè. Thank you. È bellissimo che la traducono tutti i nomi dei film e delle serie. Sì, fighissimo. Addirittura. Ah, ma abbiamo confermato questa roba qui. Sì, come tipo Carlos il topo che gira. Cioè, probabilmente è una roba reale.
perché okay. lì fanno tutti dei nomi tipo come si chiama quello con Tom Hanks che fa prova a prendermi no, no quello no. nell'isola Terminal a Castaway. 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 Castaway è il naufrago Sì. Ma ce ne sono un botto. A tal proposito la lingua abbiamo trovato un ospite è una ragazza che si chiama Amalia da Porto che direttamente figo, e quindi ho detto invitiamola così provate un po' vorrei okay. capire come vi approcciavate nelle conversazioni. È vero? Sì. Ce l'abbiamo? In teoria ce l'abbiamo in versione dici? Audio dovremmo Perfetto. Avere il collegamento. Non lo sapevo, bellissimo. Da Porto, Amalia ci sei. Hola, hola, Amalia. La magnola. No, è, no, è portoghese, okay. quindi hola, ci si può parlare. Vedi che lei per fortuna capisce l'italiano, sennò sì. sarebbe un dramma. Allora, l'unica parola che abbiamo detto tante volte. Ciao Amelia, intanto, grazie di essere qua. Amelia? Amelia? Amelia. Amalia, non mi ricordo. Amalia o Amelia? Amalia. Aspetta, ma Amalia non parla l'italiano. No, lo capisce. Okay. Noi l'unica parola che usavamo tanto era obrigado. Obrigado. Beh, sì. Sia per dire grazie obrigado, che prego. Obrigado. Mentre conferma, il buon tonno ha sbloccato una parola che diceva in continuazione. Allora, vediamo se la dici giusta. Trova una conversazione. No, conversazione non la so, però so che è importante anche la pronuncia. Quindi io magari ho imparato... Cosa hai detto? Ti hai detto culo, credo. Forse hai detto vai a spalare. No, io... juntos. No, andiamo a parlare insieme. Sì, però Amalia, io ho imparato solo una parola e spero di pronunciarla bene perché mi è piaciuta tantissimo e da lì ho detto imparerò il portoghese, vai. Che è tubarão. Tubarão? Tubarão. Forse non vuol dire l'ho visto all'acquario. Dovrebbero essere gli squali? Gli squali. No, oceano. Sì. Nell'oceano, ok, nell'oceano. Okay. Io sono un attimo nell'oceano. Nell'oceano c'è anche l'acqua viva. Sì, sì. Che è la medusa. Verdad. No, raga, sono in crisi. Ma è una trollata? O no, è serio. Amalia al Portogallo. Però, a parte questo, obrigado Amalia, io non mi fermo lì, purtroppo. Cioè, ma non so neanche dire io, il mio nome è Francesco. Non sai neanche dire quello? No. Ma per Francesco. Come si dice il mio nome è Francesco, tu lo sai? Meu nome è Francesco. Meu nome molto semplice, posso però, dire. Aspetta, a me c'è qualcosa che non va, perché io mi sembrava molto più difficile il portoghese. Ma no, si vede che devo parlare con le persone sbagliate. No, è tanto difficile, no è. Senti, è ok, sì, no, è abbastanza facile. Ma scusa, prova a dirci una frase comune che si sente dire spesso in Portogallo. O che viste in Portogallo, in Lisboa? Cosa abbiamo cosa visto? No, cosa avete visto? Avete sì, capisce, sì. Figo. Racconta qualcuno. Beh, abbiamo visto... Ma in portoghese. Ma non lo sappiamo il portoghese, Frank. Ma niente. Zero. Il bacalao. Intentais falar. Intentais. Bacalao ovunque. Ovunque, in qualsiasi... Bacalao. È vero, tipo se devi ordinare qualcosa. Bacalao, cioè, tanto c'è solo il bacalao. Cioè tu vai lì e... C'è solo il bacalao, non puoi ordinare altro. Sem queijo, vuol dire senza formaggio. Cosa ha detto? Cos'è? Non è vero, ci sono tante altre cose. Ma lo capisci benissimo. Vabbè, ma si capisce? Io non capisco, io non ce la faccio. Infatti anche lui diceva si capisce subito. Invece, mentre lo spagnolo lo capisco subito, sì, perché guardavo una trasmissione che si chiama To Hot, To Handle e lo capivo tutto. Vabbè, scusate. Il portoghese invece io non lo riesco a capire subito. Comunque, Amalia, anche perché noi gli chiedevamo con queijo e... Con queijo e sen queijo. E cosa sarebbe? Con o senza formaggio. È perché praticamente intanto... Okay. Un ride da Jody, grazie mille Jody. Grazie Jody. Grazie Jody. Un bacione, benvenuto a tutti. Ma anche in spagnolo è queso. Sì. Beh, hanno molte parole in comune. Fra l'altro c'è quest'altro cibo, il pastel de bacalao. Com'è Amalia? Ciao, lenguas similes, portoghesi e spagnolo. Ah, vedi, okay, sono lingue simili, portoghese o spagnolo. Però io invece sostenevo di comprendere oppure... perché ridi? È una trollata perché tutta questa cosa? Non lo so, no, io mi immagino a un certo punto che Pingu esce. In realtà è Pingu. Da Amalia, io non capisco. Amalia, sei reale, no? Sei di Porto? Assolutamente. Sì. Ok. Ma scusa, facci capire che sei di Porto. Sono Amalia du Porto. No, nunca poi in Porto... Più chiaro di così. Comunque è un accento bellissimo, sì, cioè è veramente particolare. Passionale. Ma perché segui Space Valley? Per apprendere italiano, a parlare italiano. Ah, ma vorrei che non è l'unico, in tanti ci usano. Ma scusa, ma tu come hai scoperto di Amalia? Cioè come storia è lunga, la connessione? Però storia lunga. Ok, questa cosa mi affascina tantissimo e cioè prima o poi vorrei risentire Amalia, sì, per insomma allenare il mio Facciamo portoghese. Facciamo una settimana di lezioni di portoghese e
riparliamo con Amalia. Aspetta un attimo, scusate un attimo. Scusa Amalia, scusami se sto ancora dubitando. Frank. Sì. Ma allora, però sono, cioè, Frank, oggi tu mi durante giuri, il salotto. Allora, Amalia, dici qualcos'altro per far capire che sei effettivamente di Porto. Vevo posto video per apprendere italiano. No, posso parlare italiano, ma io tutte le volte vedo i vostri video. Io ho capito che ci usa per parlare di italiano, sì, sì, no, certo, infatti ha provato, qualcosa sa. No, no, infatti, ma anche brava, wow, anche brava, sì, ci sta. Va bene, io... Sì, mi affascina un sacco questa situazione. E le dice che a me sembra sarda. Ma no! No, è Portogallo e Sardegna. Non è verità, cosa vuol dire? Non è vero, non è la verità. Cazzo, è difficile. Vabbè, grazie. Frank. Comunque, magari ritorna qualche altra volta a fare qualche altra spiegazione del portoghese, sì, visto che qua nessuno sa un cazzo e potrebbe essere utile. Potrebbe essere confermi, utile, certo. Aspetta un attimo. Amalia, tu di l'ultima cosa che vado un attimo a controllare in regia, che non ci sia nessuno con una parrucca. Ma secondo te sono lì che parlano? La prossima vez che farò in Portogallo, potremo incontrarci. Certo, volentieri. Sì, sì, sì. Ma comunque si capisce tutto. Poi non siamo mai stati a Porto noi, deve essere molto bella. È bella Porto. Molto bonita come città. Noi volevamo venirci in realtà, poi alla fine non abbiamo organizzato. Sì, abbiamo venuto il vino do Porto. Vino, sì, do Porto. Buonissimo. Vino do Porto. Porto. Un vino do Porto. Ah no, c'è nel Porto, vero? C'è un vino liquoroso. L'ultima volta che ho vomitato in vita mia è stata quando ho bevuto il Gran Porto. Ah sì? L'ho vomitato. Ah sì, sì. Come si stava giù proprio leggero, no, sembra non alcolico. Abbiamo bevuto anche un altro vino, un vino verde, che abbiamo scoperto essere un vino proprio caratteristico della zona del Portogallo. Sì, un vino verde, esiste, sì. In un ristorante dove abbiamo mangiato benissimo baccalà. No, smettetela di ridere. Bacalhau. Bacalhau. Ed è stato buonissimo quel È stato veramente buono. La cosa che mi ha fatto più ridere è quando siamo andati da... Salutiamo Amalia magari. Sì, salutiamo Amalia. Salutiamo. Ciao Amalia, grazie mille. Grazie mille. Ciao. La cosa che mi ha fatto più ridere è quando da Starbucks... Ma siete andati da Starbucks? Basta, fermi tutti. Cos'è? Chi è Amalia? Sarà Amalia. Diccelo Frank, lui sa. Diccelo. Portogallo. Lasciatemi in pace. No, diteci cos'è. Amalia da Porto. No, ma... Cos'è? Questo è il programma che faceva Giuliana Moreira con Teo Mammucoli. Ma non c'entra niente. Okay. No. A me sembrava un'italiana cosa che sa il portoghese. No, a me sì. Vabbè, abbiamo avuto un momento interessante, allora, culturale. Andiamo avanti. Un'altra cosa. Dici. Oggi. Vabbè. Che programma delle basi. Col Gabibbo. Il Gabibbo. Oggi, mentre facciamo il salotto. Sì. C'era una Amalia. Sì. E tu hai detto: ah, questa ragazza è portoghese. Hai detto una cosa del genere. Tua Amalia è portoghese. Secondo me vi state creando un ricordo. No, era salotto verde cannella. Verde cannella, ma okay, te l'aveva già mandato. Sì, era verde cannella. Okay. Ah, era. Ciao, verde cannella. Allora, italiana. Sì, era lei. Lei è italiana, ma ha detto che è laureata in portoghese. Non so cosa voglia dire. Lo parla molto bene. Significa che era. Non pensavo esistesse. Non lo so, tipo lingua e letteratura portoghese. Ma quindi, scusa, lei quando non stava parlando italiano con noi ci stava perculando. Cioè, era. Sì. No, io gli ho detto, guarda, devi parlare solo portoghese. Ah, solo portoghese. Io chiesto, tu da chi vuoi essere, da dove, le fa Amalia da Porto. Ah, ma prego, Amalia da Porto. Era in pieno roleplay. Infatti, Amalia da Porto. All'inizio mi era sembrata molto più spagnola, se posso dire. Ma hola, nessuno ci ha mai salutato dicendoci hola. No, cosa dicevano? Tra l'altro dicevano tutti hello, ma perché sapevano che eravamo stranieri. Ah, ok. Sì. Non stai mettendo in discussione la sua laurea. Circa. Tanto è qui che ci guarda, ovviamente. Sì. Verde cannella, ha detto che non ci guarda sempre, ma ultimamente sì. Comunque è vero che oggi dicono il bimbo mele è particolarmente sveglio. È vero, oggi sei frizzante. Ma cazzo, oggi stavo dormendo per un intero salotto. Cioè, no, non è vero, durante il salotto era due bicchieri di amaro prima di iniziare. Cosa dici? Certo, ho portato l'amaro di qua. Ma mi droghi il bambino. Oh, ma io ho questo. Ok, let's go. Ok, let's go. Okay. Ho un sacco di nuove info su Ok Let's Go, se lo volete sapere. A parte che abbiamo scoperto quella roba traumatizzante. Sì. Allora, traumatizzante. Sempre in Portogallo, che eravamo con Federico. Federico si sfonda di info. È un nostro amico. Del genere. Soffre di infodemia. No. Abbiamo scoperto che nel video di Ok Let's Go non sono padre e figlio, ma già, semplicemente. Qualcuno ha mentito qui. Cosa? Sì? Ho mentito io. È che semplicemente lo davo per scontato. Vedevo lui con il ragazzino. Lanciamo la falsa informazione. La falsa informazione, grazie.
Sì, sì, sono stato proprio un ignorante. No, vedendoli nella stanzina identici. Insieme, sono uguali, sì. Uno a fianco all'altro a guardare. Anche perché è un'attività super creepy da non fare padre e figlio, esatto. Ma fare adulto e bambino. Cos'è successo? Che in un programma come può essere da Real Time, tipo Le mie strane passioni, è andato in onda in Olanda. Quanti anni fa? 4-5 anni sì. fa. Ah, era okay. stata fatta vedere questa passione del... dell'uomo più adulto, senior, okay. Esatto. Dopo questo, dopo questa messa in onda, si è appassionata gente al Turbo Polyp. Ok, questa giostra che va su e giù. Ok. Ok, tra cui questo bambino. Cos'è successo? Che hanno fatto incontrare lui e il ragazzino e hanno fatto una combo. Ah, figo. È un sogno che si realizza. È un sogno sì. che si realizza. Anche se la mia teoria è che siano la stessa persona. Semplicemente sì, uno è fighissima questa cioè, cosa. È avvigiato nel passato e si è auto-influenzato ed lì è nata la cultura per il Turbo Polyp. Sì, esatto. È vero. Perché sono identici, una, parlano uguale. È un ciclo che si ripete all'infinito, continuamente. È fighissima questa cosa. Tra l'altro nel servizio, quello degli albori, dove c'è solo lui più grande, abbiamo fatto vedere che proprio lui regolarmente va al Luna Park e tutti i giorni. Quasi tutti i giorni sì. Non, lo dice proprio? Mi pare di ricordare di sì, non sono sicuro però. C'è il giostraio che lo conosce benissimo, tutti lo conoscono benissimo. Gli e autografi. Si fa il suo giro sul Turbo Polyp. E è diventata una star gigantesca in Olanda. Tant'è che gli hanno fatto fare, non so se più eventi o uno solo, dove lui va in un Turbo Polyp e la gente viene lì solo per farsi un giro di giostra sul Turbo Polyp vocalizzata da lui. E beh, ci sta. E poi si fanno fare tutti l'autografo. Anch'io lo vorrei indegno. Fare. Indegno. Io l'unica cosa che indegno. Mi sono chiesto è se ora ci fa dei soldi oppure nulla. Secondo me no. No. Cioè sei rimasto un hobby o se ormai è diventato un burattino? Lavoro full time. Lavoro full time, no. Sarebbe bello. Ma speriamo per lui. Ma bello però. Ok, let's go, okay. Io okay. direi di addentrarci nell'argomento principale. Cioè cerchiamo di capire dove andare a fare il nostro ritiro spirituale. Vero. Perché bello. Secondo me serve una meta, insomma, adatta, cioè, esatto. Dobbiamo, allora, prima cosa, ripetiamo di cosa abbiamo bisogno. Perché anche qua secondo me le esigenze sono diverse. Perché io pensavo che andassimo a fare una vacanza. Sicuramente abbiamo esigenze poi, diverse. Allora, poi ho scoperto che in realtà bisogna andare a lavorare. No, beh, tutto è nato dall'esigenza di farci un ritiro spirituale. Abbiamo detto, quei giorni lì investiamoli in non tempo lì, in una sorta di vacanza, in un ritiro in cui possiamo fare un brainstorming, una raccolta idee, insomma una riorganizzazione per l'anno nuovo che viene. E volevamo un posto figo, magari un po' rilassante. Isolato, rilassante, sì. Dove avere mente sgombera, essere rilassati. Comunque Tina ha proposto sul Turbo Polyp, ci starebbe. Non sarebbe male. Tutto il tempo figo, che si gira, bellissimo. Ma no, aspetta, allora noi abbiamo le note, le note sì, su cui la regia si suggerisce cose. Ma ce le scrivono in portoghese. Ce le stanno scrivendo in portoghese. Sono dei coglioni. E olio paravoce da chi? Ma era bravo l'accento, bello. Come capite, questo problema, è un posto, stavo vivo. È un posto bello dove ci sono delle gag interne continue. Sì, sì, sì. Venite a lavorare per noi. Esatto. Quindi quello che ci serve sostanzialmente è un posto che non sia in culonia, nel senso che non ci dobbiamo mettere, no. Secondo me, troppo. No, esatto, ragazzi, ma deve essere vicino. Perché abbiamo solo 3 giorni/4, quindi se vogliamo. Direi che restiamo in Italia. Sì, no, quello sì, siamo sicuri. Sì, dobbiamo forza rimanere in Italia. Sì, cioè l'ideale sarebbe metterci un paio d'ore a arrivare. Sì, esatto. Sì, sì. Io pensavo 20 minuti. No, allora tu rompevi le palle perché più di 3 ore non vuoi fare. Mi sembrava. No, però non ha neanche senso. Io dicevo abbiamo 3 giorni. Se noi ci facciamo dei viaggi lunghi, stiamo lì un giorno. E poi contiamo che è un periodo invernale dove puoi beccare la neve. Quindi anche devi scegliere un posto facilmente accessibile. Obiettivamente, infatti, Appennino. Appennino Emiliano. Però la pelle è rischiosa. Io pensavo una roba. Allora, sarebbe figo o andare in un posto, una sorta di centro termale, okay. Però non un hotel con le terme, okay. Cioè una roba isolata dove abbiamo magari, non lo so, un idromassaggio figo, sì. In mezzo alle montagne, che tanto ci vuole tanto da arrivare. Prendi appunti per favore, segnati tutto. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuta è tornare in Toscana, in oddio, ho un vuoto, come si chiama? Frank, aiutami. Pizzo Calabro. No, non Pizzo Calabro. In Val d'Orcia. In Val d'Orcia, che secondo me potrebbe essere. Però aspetta, vivo. Mi sembra di capire che è una cosa che tipo di cui io non ho l'esigenza e piuttosto direi chi se ne frega, ma spendiamo tutto nel posto, cioè nella struttura che ci ospita, che budget a voi interessi. Pop. No, certo, però a voi interessi il paesaggio. A me no. Tu hai detto però in mezzo alle montagne. A me sì. Tu vuoi vedere la vista delle montagne. Ma lì perché? Come cazzo scrivi? Ah, cos'è? Cavolo, non sapevo di essere controllato. Ma scrivi proprio male. Ma l'ho scritto per me. Che calligrafia di merda. Ma veramente, Nick, tu scrivi così? No! Ma
vabbè, comunque la chat si sta scatenando e ha tantissime proposte che poi dopo andiamo a vedere. Però in effetti per me il paesaggio al massimo è poter fare una passeggiata. Un bel posto dove stare in un brutto posto dov'è, non so come dire. Cioè, tipo, faccio un esempio a cazzo, ma non è la situazione che voglio concretizzare, ma un bel hotel in un brutto posto mi andrebbe bene. Tipo, okay, secondo me l'opzione hotel a Bologna. Però quello mi deprime. Okay. Diciamo anche una cosa. Riviera. Diciamo una cosa, per far sì che i vostri consigli siano efficaci, ci rivolgiamo ovviamente agli abbonati. Chi è dentro al gruppo abbonati Telegram, mandateci dei vocali brevi. Ma però insomma, così almeno riusciamo a collegarci meglio con voi. Quindi il paesaggio? Io propongo Tokyo. No, ci sta, no. Detto vicino, Miami. Breve, no. Pianura, facciamo pianura. Io dico, no, pianura. Ma perché pianura? Per me idealmente ci starebbe avere un piccolo boschetto dove poter camminare tutti i giorni. Ah, quindi vuoi una una pineta, ti va bene. Sì, va bene anche la pineta. La pineta va bene. Ma perché noi pineta, perché noi vogliamo andare agiati, perché sennò io ho la casa dei nonni nel bosco. No, per me non dobbiamo essere agiati, però eviterei le case dei parenti per evitare danni. Esatto. Ma lì non c'è da far danni, è una casa easy. È quello che è capodanno, però secondo me è bello andare agiati. Io voglio non buon cibo detto. Però, io voglio buon cibo. Secondo me sarebbe ideale il paesino dove c'hai la casa per dormire e poi c'è il ristorantino quasi unico nel paese, tu vai lì tutti i giorni pranzo e cena. E puoi farti una passeggiata, così non devi preoccuparti del cibo. Quando fai una spesa di frutta. Ma vogliamo una casa, un hotel? Bene. No, va bene anche. Cioè, il problema dell'hotel, però, è che tu non hai gli spazi comuni. Ah, è vero. No, forse allora cioè, non la trovi una stanza grande. Sì. E da 5 non la trovi, quindi dobbiamo andare in più camere. Dopo dobbiamo riunirci nelle camere degli altri. Però il fatto dell'hotel top è che ti preparano tutto, cioè è tutto servito e riverito. Una suite col tavolo? Non ho mai provato. Cioè, una suite. Ci sono sicuramente, Chi minchia è che fa da mangiare? Chi ha lo per quello che dico, ci vorrebbe un ristorantino. Ah, no, ristorantino vicino. Ma quello proprio casalingo. Adesso, cioè, aspetta, che signora. Io infatti stavo pensando, non per forza la Riviera, no, però io pensavo. Aspetta un attimo, no, mi taglio a metà strada. Perché se tu pigli la Riviera, ok, in questo momento, cioè, che non va perché non è periodo estivo. Sotto Natale sì. Sotto Natale la gente va in Riviera? Secondo me no, sì. Per me è zero. Cioè, per me è proprio per me è abbandonata. Come Riccione, Rivi. No, secondo me è vuoto. Ma no, ma beh, vabbè, comunque no, apri la mente. Pinarella, fra. Mi taglio le balune. Niente Pinarella. No, allora forse in effetti eviterei le zone marittime proprio. Mettono un così. Po' tristezza. È che pianura. Cioè, però vorrebbe un marittimo con le montagne. Lì la caccia indietro. Cioè lì, secondo me, visto che non ci va nessuno, costa pochissimo. Però magari scendi un po' giù nelle Marche, per dire, e c'hai già quel mare con la montagna subito lì, e magari trovi una via di mezzo. Scusate, chiedono se le cipolle germogliate sono velenose. Allora, io so che non ha senso mangiarle perché non hanno sostanze nutritive. Okay. Io la sapevo così. Le patate sono velenose, però. Forse sì. Allora forse anche le cipolle. Chiedete ma proprio velenose, comunque, mi sono non lo so. Andiamo avanti. Comunque ci hanno consigliato un botto, vedevo dalla chat, di Terme. La Terme, ecco, le Terme vi gaserebbero. Io non sono mai stato, mi sembra no, un ma posto io di dico, non mai stato. Io non andrei alle Terme, però magari un posto che abbia la spa privata. Cioè abbiamo, che so, la jacuzzi, per quello dicevo montagna, perché ci sono un sacco di... Ma tu sei troppo legato all'ambiente montano, cioè io non voglio quel cazzo di freddo. Però hai presente tipo le Terme del Bormio, che hanno le jacuzzi calde, calde all'esterno che danno sulle montagne. Ma il bello del freddo è che tu stai in casa. Sì, cioè pensate di fare le bustine del tè dentro delle jacuzzi calde bollenti a pensare lì dentro. Una cosa che dobbiamo capire è questa, cioè... Noi possiamo prendere anche l'hotel più figo del mondo e stare tutto il giorno intorno a un tavolo a pensare, ma è quello che vogliamo? O vogliamo anche che ci sia qualcosa con cui rilassarci e svagarci? No, io non vorrei svagare, vorrei poter andare in giro a camminare. Vuoi camminare? Sì, tutte le mattine mi sveglio, mangio e vado a camminare. Tu vuoi un posto dove poter camminare decentemente? Cosa intendi? Cioè, fare delle carino dove camminare. Secondo me, visto le capacità di camminata di Frank, non potrebbe portare la montagna. Però magari uno dice: io vorrei ci fosse l'idromassaggio, la spa. Perché aver ragionato, voglio andare a svaccarmi. È vero che ci sono le baite che puoi affittare, Le baite, ma il problema è quanto è raggiungibile. Ma quanto è raggiungibile una baita? E poi non hai accesso a niente a quel punto. Cioè, magari sei disperso in una montagna. No, non so. Cioè, ne trovi che non sono neanche in effetti così troppo disperse. Stato tipo al Lago della Ninfa. C'è una baita. Sì. Cioè, c'è un tipo un albergo che fa anche ristorante con sopra delle camere.
La linfa sotto al cimone. Sì. Quindi dico, una roba tipo quella potrebbe avere senso. L'unico problema è che becchi la neve, secondo me. Quando siamo stati adesso. È un po' complesso. Però tipo stavo pensando, quando siamo stati a Tazza, okay. Perché avete paura della neve, scusate? Perché è un mega sbatto, cioè, arrivarci non ci puoi arrivare. Ma arrivi perché sei sempre non ho libero, vestiti, devi arrivare in macchina. No, tu c'hai una macchina adatta per arrivare lì. La mia. A parte che l'abbiamo, sì. Ma poi pensa ai vestiti invernali, no, e poi esatto, fra, tu vuoi sciare? E mi hai rotto i coglioni. Non ce la possiamo permettere. Non mi porto gli sci se andiamo. Tu vuoi sciare? Se li porti te li spacchiamo. Ecco, no, scusate, un'altra meta che secondo me sarebbe fighissima è andare nelle Cinque Terre. Io non so mai dove sono. Sì, però anche quello che sarà un puttanaio. Cinque Terre. Ma non è lontanissima la Liguria. Sono a tre ore. Ma dei posti tipo boschivi, ma un po' pianureggianti, tipo le Marche. Le Marche sono l'Umbria, certa l'Umbria quando ci tornerai. Però l'Umbria è bella, l'Umbria. Sono 3 ore e mezza. Sono 3-4 ore. Possiamo tornare da te. Toscana alla fine. Non so se. Ma anche Marche. O anche Marche, sì. Cioè tipo dove c'è la contea, il tipo. Non è in Abruzzo, ma Abruzzo, è giù quella. Andiamo a Barberino del Mugello. Barberino del Mugello si mangiano delle buone fiorentine. C'è ancora buona pizza. È figo, ci mangiamo la fiorentina a pranzo, zia. Cena. Ha detto la miglior fiorentina che ha mai mangiato. Figo. C'è anche un lago. Ho visto tanta gente che dice anche il Veneto. Però il Veneto ammetto che è molto È molto pianuro il Veneto. È proprio triste. Cos'è? Anche a me mi dà un po' di tristezza. Il macchione di Aimone Romizzi. È la casa vacanze della famiglia di Aimone Romizzi. Non credo potremmo andare. Però vedi, siamo già spaccati perché loro sono... Tu fra vuoi il paesaggio, ma non lo stai dicendo esplicitamente. Aspetta, il lago di Bilancino sicuramente fa la sua parte. E io non lo vorrei. Cosa vuoi? Cioè, te? Proprio io non voglio solo una struttura. Ma perché? Secondo me deve essere un po' un bunker. Andiamo in un carcere quello. No, no. Secondo me deve essere sì, un esatto, po'. Scusa, vai alla Dozza di Bologna. Scusa, allora facciamo un raduno a casa mia. Tanto i posti letto ci sono. Forse sono bellissimi. E io ho trovato, scusate, a proposito da Barberino, ho trovato il lago Bilancino. Lago di Bilancino. Aspetta che vado a vederlo. Ah no, ok, questo qua. Praticamente, vedete, siamo in cioè qua vicino tra come siamo si dice inizio della Toscana, insomma, okay, non è lontanissimo, sì. Immagino non sia neanche altissimo ed effettivamente qua potresti avere la montagna, il mare, perché c'è un B&B vicino al lago, comunque non è male. Cioè, potrebbe essere un'idea, secondo me c'è da camminare. Però qua in giro, perché non sul Garda? Non sul posso dirti che io eviterei un botto il lago. Perché dici che è turistico. Ma tu vuoi evitare tutto? Esatto. No, tu vuoi un cubo senza finestre. Ma guarda che bello. Come cazzo vuoi andare? C'è anche un ponte. Dimmi dove vuoi andare. Se fosse per me, se mi dai un bunker della seconda guerra mondiale va benissimo. Ma vuoi stare a casa? Vuoi stare a casa tua a giocare alla PlayStation? No, a Sea of Thieves? No, però aspetta, tu mi stai dando dei paesi, tipo anche il lago è impegnativo, è un po' turistico. Ma tu non è devi fare il bagno, però. Non devi fare il bagno, eh? Lo so, ma poi scatta. Lo sai che te che da volte che si allina scatta. Ma sono il lago di Bilancino, non credo ti butti. Qualcuno è lì vicino al lago di Bilancino. Non troviamo tipo quei posti in mezzo ai boschi, quei hotelloni spa da proprio famiglie sessantenni, settantenni. Quello. Gianna dice che non è turistico il lago di Bilancino. Non è turistico il lago di Bilancino. Vabbè, cioè, ma allora ci sta che non sia turistico, perché alla fine becchi di solito ristoranti che sono un pochino più caratteristici, paghi poco, cioè, mangi bene. Ti trovo io un posto, Quale? Ma andiamo ad ascoltare intanto degli audio che stanno arrivando a cannone. Vai. Ciao ragazzi, secondo me potrebbe andare bene per voi Sant'Elia a Pianisi. È cerca un paesino in provincia di Campobasso in Molise. Molto piccolo, per poco non in montagna, in Molise. 660 metri. Beh, prova a vedere quanto ci vuole. Molto caratteristico in realtà dopo Sant'Elia a Pianisi. Ci si annoia a morte, però per un ritiro spirituale sarebbe l'ideale secondo me. No. Ha detto una roba che secondo me è un brava perché hai proprio no, non me frega un cazzo. Ha detto ci si annoia a morte, esatto. Ed è esattamente quello che noi cerchiamo. Io condivido, noi cerchiamo e ho letto un commento di Cricco. Noi cerchiamo bello, una roba però, simile con l'Italia, ma bello, si può vedere. Cioè, oddio, vabbè, ho capito, figo. Ma cos'è questa cosa? Boh, è sto posto. Figo, una roba così mica sarebbe tantissimo. Sì, ma non possiamo andare a Campobasso. Anche perché, aspettate un attimo. No, ma è tutto roccioso. Ti do io un posto. Prova a vedere questo posto qua. Sì. Si chiama Adler Spa Resort. Questo te l'hanno consigliato? Oppure l'avevano già consigliato tempo fa. Ok, Terme, Dolomiti, ce ne sono diversi. Che... una roba che volevo dire. Sarà questo con le terme. Poi non stiamo valutando anche il figo spostarsi questo in treno.
Guarda questo. Questo è bello, scusa. Questo hai un bel hotel bello. Con spa. È un castello. È un castello. È un castello. È un po' troppo bello. Finto. Bravo. Ah, un po' ha ragione, Nick. Però cioè, guarda che però dai, però aspetta. Io non ho mai stato in una roba però, allora siamo proprio su due binari diversi. Guarda, siamo proprio noi. Questi sono Frank e Nick la sera. Sì, sì, posso dirlo? Nudi, che si trastullano lo scrotino col ditone del adesso piede. Adesso spiegami questa stanza. Cos'è questa stanza? È un percorso. Mega spa. È spa. Sono le finte delle boreali. Sai che cos'è la cosa che ti dico? È che scusa, colà di la Zise? Dove siamo andati? Dove era? È in Olandia, era brutto. No, ma c'era sia hotel che a cui non siamo andati. Perché noi non siamo andati da nessuna parte? Dobbiamo un attimo ragionare sul fatto che qualsiasi cosa in quei giorni in montagna là è imballata. Infatti, allora evitiamo. Ma è una cosa che dico. Poi c'è questi posti qua, tipo questo posto qua. Io non discuto, è bellissimo, è palesemente bello. Però io non stavo cercando quello. È un po' troppo imborghesito, capito? Io cercavo qualcosa di più. Ti faccio vedere un altro posto. Strong. Allora, io voglio però delle spa trentine. Guarda questo. Cerca. No, ho già trovato un altro posto. Scusa. Questo qua. Vediamo. Cos'è? È un casolare lontanissimo. Vedi, è proprio isolatissimo perché Fighissimo. Siamo tra Forlì e il nulla. Perfetto. È questa la roba che ci serve, secondo costa me. Anche poco. Ma in abbiamo mezzo tipo al la colazione anche solo. Non lo so. La colazione però la dobbiamo avere. Però guarda che figo. C'è i campi, il bosco. Guardati questo. Potrebbe essere. C'è un questo cane. C'è anche un altro cane. Basta. Cerca sempre Adler. No, questo è brutto, non mi piace, Frank. Lodge. Questo è sempre in borghesito, Frank. Sì, ma è sempre molto così diverso. Lontano. Fammi vedere se è troppo borghese per il Frank. No, è molto borghese, ma è molto diverso. Ma è a Bolzano, non possiamo andare a Bolzano. Ma dai una cercata, ma Bolzano è Lodge Ritten. No, non è vero, Bolzano è lontanissimo. No, Bolzano è 2 ore e un quarto. No. Vai nelle altre foto. Questo è bellissimo. Foto del posto. Però cos'è? Ma è una roba strana questa. 500 euro? No, abolito. 500 euro? Nelson, ma Nelson, non abbiamo tutti questi soldi. Ma 500 euro? Ma lì dentro? Sì, ma è inquietante. Ma poi ma 500 però, euro? Guarda quanto sono completamente distante da no, questo. No, anche io un botto di attacco al biondo. Attacco al biondo perché qui guarda. Ma allora, questo è il tuo classico. Ah! Ma questo è il tuo classico modo di fare del cazzo. No, perché no. Tu ti allora, fissi tu mi devi cose. Rompere il coglione, no, ma non è coglione. Così. Io semplicemente. Allora, prima pensavo che questa fosse una vacanza. E non è una vacanza. Non è una vacanza. Mi dico di dove andiamo. Ma scusa, se deve essere una vacanza, parliamo, deve avere tutti i cazzo di comfort. No, non deve avere quel comfort. No, perché tu stai cercando una roba mega figa. Fai tu da mangiare? No, ma ci arrangiamo. Allora, è team building. Noi dobbiamo. Ci arrangiamo. Tu che non fai da mangiare manco per il cazzo, neanche spalmarmi la cazzo di Nutella. Ma dobbiamo fare. Guarda cosa ti trovo. Qui siamo nelle Marche, aspetti, vi delizio. Pugnalo, siamo nelle Marche, siamo in pianura, in mezzo al bosco, in una roba veramente. Questo effettivamente sembra. Dobbiamo bello. Stare in silenzio ed educati, però, e fare la cerimonia del tè. Ma che cazzo è? Ah, bellissimo, dire? Capito. Figo, cazzo, questo figo. È figo. Io non voglio, no, io non casa, voglio dormire su sta merda. No, voglio dormire sui tatami. Questa è una casa fatta come bello. In Giappone. No, bello. Posso dire una roba? In mezzo, guarda lì. Oh, guarda lì come è fatta. Con i koi. No, ma ci spacchi il la schiena. Pond. L'unica roba è che tutte le recensioni dicono che sono molto antipatici i proprietari. Vabbè, ma non erano su 4 hotel loro? Non lo so. Secondo me sono su 4 hotel. Posso dire una roba? Secondo me dobbiamo avere anche delle esperienze dentro. Dobbiamo avere delle esperienze dentro al pacchetto. Ma andiamo a come si chiama il parco avventura? No, raga, basta. Troviamo un ranch. Troviamo un ranch con i cavalli dove è tutto in mood cowboy. Bello. In paura di salire su un cavallo. Ma io sono pronto a affrontare le mie paure. Bello. Allora andiamo a sentire aspetta. Galzignano Terme. Ma perché Galzignano Terme mi deve sorpassare? Sono protagonista di sto cazzo di show. Sono sempre Federico. Un posto veramente rilassante è Galzignano. Ci sono Galzignano. Bellissime, è molto isolato ed è molto vicino anche ad Arqua Petrarca, che è una bellissima cittadina. Andiamo a vedere. Trovato. Okay. Siamo in provincia di Padova. Vediamo. Ci sono i vitigni. Qua secondo me fanno lo Chardonnay. Non so cosa fanno in questi. Molto... A me questi posti piacciono un botto. Guarda che bello. Bello, no, molto bello. È tipo già questo. Carino. Ti ricordi, Frank? No.
Eravamo in tour e ci siamo fermati con il furgone impantanati in un vigneto e abbiamo dormito in una villa. Io ero andato via. Ah, cazzo. Sì, sì, però, mi sa che, però nelle Marche. Marco Abruzzo. Penso Marche, però sì, sì, ho capito. Comunque, questo non è male comunque, Padova, no, è pieno di è carino e poi vicino. Esatto, è. Guarda, è praticamente una riserva, è qua. Ti sei convinto un botto, fra che ti stai innamorando del posto. Già mi ispira. No, la cosa che dico è che in effetti io sono spaccato tra... Cioè, l'unica vacanza che non voglio fare è la tua. Qual è? Qual è? La tua è quella da fighettino. Ma che non cosa ha un cazzo di... Non è da fighettino. Io sto dicendo... Allora, noi dobbiamo fare del... Allora, dobbiamo avere i comfort giusti. Io voglio essere... Attacco al tuo, sono d'accordo. Non ha senso. Allora, tu devi dire... Allora... Il tuo problema principale è che quando tu sei vai mettila. Agli sbalzi ormonali. Quando tu sei in vacanza, sì. Porca puttana, sì. L'unica cosa che non fai, ok, è far da mangiare, ok? Quindi, se noi dobbiamo prenderci un posto in cui dobbiamo procurarci cibo, farci da mangiare, ok, tu non fai un cazzo. E poi non abbiamo più tempo per lavorare. No, ma quello, lavorare. Ma secondo me neanche Tonno vuole quello. Ma no, io infatti, Tonno non vuole quello. Cioè, però secondo me Tonno gli piacerebbe il ristorantino tipico vicino. Grazie. Esatto. Ok, allora mi metto però nella tipo, testa, quello, per me. Se ti dicessi un hotel figo a Osteria Grande. Osteria Grande, a Bazzano. Non bellissimo. Merda. No. No, aspetta, però sono dei posti qua vicino. Vabbè, perché qua vicino in un paese così dico anche più lontano. Quello fino quello a me piace. Scusate, aspetto in un bel posto. Ma perché è bel posto? Comunque puoi andare in giro. Ma Cattabroccio a livello di gente che c'è. Prendere un cuoco non sarebbe un cuoco. Ma cosa fai? Allora, prendere un cuoco. Personalmente, l'unica richiesta che avrei è essere in un bel posto a dormire e a vivere. Cosa è successo? Assisi. C'è un culo commento cacato che sei tu, che culo cacato che ricordiamo sei tu. Che i commenti li sceglie sempre a trincera. Cioè, dicevo, l'unica cosa che mi piacerebbe è essere in un bel posto a dormire e a stare. Ma cioè, non come ma io voglio non, anche comfort. Allora, ti dico no, quello no, no, che aspetta, mi piace. Aspetta, non dico un bel posto inteso come un bel surrounding, dico proprio un bel edificio, sì. Struttura, sì. Tipo con, con infatti, le comodità. Veniamoci un attimo incontro. Sì. Cerca un attimo di ascoltarmi. Tu cosa vuoi? Di togliere quei muri che hai nei miei confronti. No, tu hai dei muri. No, perché non stai capendo. Allora, io voglio una bellissima struttura, ok, che ci possa accogliere, sì. Ma senza il diciamo turismo che potrebbe avere quel determinato posto, perché è un posto bellissimo. A me piace tantissimo andare magari in una città mezza sconosciuta, ok, in un posto strabello e mi trovo bene perché proprio c'è poca gente, anch'io. C'è poco turismo. I posti che stavi un po', secondo me, scegliendo te, erano posti pieni di gente, capito? E quella cosa lì mi mette un pochettino di ansia, non mi farebbe star tranquillo. Lo sai? Eh? Lo sai? Ma no, anche lì che dicevi Trentino, vale. Ma Trentino è tutto pieno no, di gente. No, ok, però tipo diciamo a Vignola. A Vignola so che non ci troverò mai buono. Nessuno. Ma perché poi... magari è anche un posto di merda. Ma ci sono delle strutture di merda. Andiamo a Parma. No, secondo me no. Cioè, devi anche calcolare comunque di avere dei posti dove andare a mangiare. Devi avere dei ristoranti decenti. Ma ne basta uno. Ma ne basta uno, come dice Frank. E se quello lì poi effettivamente è uno schifo? Farà ridere. Tu hai troppo timore di questo viaggio. Cioè, devi prenderla più all'avventura. Io voglio passarmela bene. Ma allora, senti, sono uno che si lamenta per qualsiasi cosa. Infatti, proprio per quello. Ho bisogno di tutti i comfort perché tu ti lamenti di qualsiasi cosa. Cioè, lui si sta difendendo quello. Da te. Sì, esatto. Si sta difendendo. Però secondo me ti sei un po' chiuso a riccio su sta cosa. Però cercherò in di un agriturismo, in effetti. Sì, agriturismo qualcosa verso Parma, che me ne parlavano bene. Cazzo, verso pianura. Appunto. Guarda, ho trovato questo, è un agriturismo e più o meno non ho neanche capito dove, qua vicino sull'Appennino, guarda che bel paesaggio. Figo, cazzo, bellissimo. Tu vai in giro, ti mangi le tigelle, questa bello, roba qui. Bello. C'è questo ci avranno anche le capre, penso, bello, da qualche bello. Parte. Molto figo. Io guardate, un po' forse vicino, dov'è questo? È di fianco questo. No, sì, più o meno qua. Sì. Non è di fianco a Sabbiuno. A Fogliano. Vabbè, provincia di Modena. Sei un bel posto, che te frega se qua o è nelle Marche. Ma guarda che è un bel paesaggio. Non ho capito se hanno le pecore, le mucche, qualcosa. Per quello cioè, sarei poi l'esigenza obbligatoria di essere lontani? Secondo me no, anzi, no. Siamo furbi, no, ci stiamo no. Vicino. Ma poi posso dire un'altra carta che secondo me stai appuntando tutto, Nick. Appunta tutto, Nick. Mi raccomando, poi voglio alla rovista. Sono un attimo perso. Nick è fermo a spa. Incrociamo. Barberino del Mugello. Ma sei ancora lì? No. Ma Nick, l'ultimo punto che ha scritto è stato camminare. No, stavo segnando le cose che dobbiamo fare e possibili posti. A noi serve una stanza per le riunioni, la spa, camminare. Ma non c'è neanche la stanza per riunioni, eh?
Vabbè, per dire, uno spazio dove poter comunque stare comodi e sì, fare le nostre cose. Sì, una cose. Stanza abbastanza grande, sì. Esatto. Una casa che volevo giocare. Scusa, mi hanno appena consigliato questo posto in privato su Tele. Vabbè, ma è la Rocchetta Mattei. Io non sapevo cosa fosse. Bello, ma non puoi starci. È da visitare. Allora, bellissimo. Scusate. Ma è andato? Lago di Fiastra. Secondo me, poi noi abbiamo anche una carta importante che è, insomma, che è la popolarità. Esatto. Bravo. Quindi hai una responsabilità nei confronti di un paesino che magari è sconosciuto. Ah, tu no, vai e rilanci tantissimo, cioè rilanci l'economia di quel paese. Perché lì lo dice secondo a tutti. Bravo, no, aspetta, sì, scusa, hai ragione. Tutti sono vanno lì in pellegrinaggio proprio. Magari cioè, aiuti comunque l'economia locale, perché fai conoscere un po' come è stata Tazza. Tazza non se la cagava nessuno. Ma cazzo, ma poveretti, sono distrutti. Cioè era ancora distrutta dal terremoto. Okay, però bisogna andarci in quei posti, è quello che ti stavo dicendo. Io vorrei essere anche aiutare, magari un'economia locale. Ti ricordo il pippone che ci hanno tirato quelli che abitavano a Tazza. Sì, non volevano che noi andassimo. E il casino che c'è stato per la mia Tazza. È vero anche che non avevano mai visto delle persone arrivare nel loro paesino, si sono stupite. Forse dobbiamo andare... Scusa, non possiamo approfittarne e fare un appello e chiedere qualcuno ha un maniero, una magione da qualche parte vicino, possibilmente tondo per il sociale. Andiamo a sentire anche l'audio Genga. Io raga vi consiglio Genga, è un paesino in provincia di Ancona immerso nella natura tra con le montagne. Dovrebbe esserci anche un hotel con spa, anche se non sono informatissima, ma soprattutto a Genga ci sono le grotte di Frasassi, da cui prende il nome anche l'acqua. Frasassi. E sono bellissime da visitare, ve lo consiglio tantissimo. Ah, e c'è anche il fiume, è come ambiente davvero spettacolare. Andiamo a vedere Genga. Genga è questa qua, però mi sembra un po'... impegnativa, cioè nel senso è piena è molto Dark Souliana, però mi sa di posto dove c'hai dei mega nebbioni, dove non c'hai nessun posto dove andare. Quelli che ne abbiamo, se stiamo in pianura, quella struttura dentro la grotta è fighissima. La voglio vedere, però molto bello, molto molto bello. Però non andiamo a visitare le grotte, sennò ci moriamo dentro. Sai che forse perché questo posto mi dà un po' di malinconia e tristezza. Ci servirebbe una roba che no, cioè nel senso, cerca di seguirmi. Non ho capito. Che non a me va bene, a me piacciono, cioè, a me piacciono. Ci sta. Guarda quanto è distante Carcassonne. Come si scrive Carcassonne? Secondo me ma non è in Francia? Sì. Ma okay. Perfetto. Magari è in Francia vicino. Sicuramente. Io ci voglio andare a Carcassonne. Andiamo ad ascoltare anche Pietra di Bismanto. Pietra di Bismanto. Bellissima. Andiamo a scalare. Ovviamente sono di parte perché ci abito vicina, ma figo. Se volete un posto abbastanza vicino a Bologna, con un paesaggio anche carino, la Pietra di Bismanto mi sembra abbastanza buono. Bella. Ci sono stato, adesso lo trovo. Ci sono stato e a parte è bellissima la pietra, perché è proprio questa pietra. Pietrone, grazie. Guarda che roba. Fa vedere? Arriva. Sono curioso. Vedi, è questo coso qui. Figo. Bellissimo. Questa bellissimo. È tipo una mesa. Io le costruivo sempre in SimCity. C'è questo mega blocco che ci puoi andare sopra. Ci scalano un botto. Penso ci muoiano 15 persone al giorno. È il capitano italiano. È la mecca della arrampicata. No, aspetta, però se quindi c'è un turismo di scalatori. No, porca puttana, no, ma sono i cazzi loro. Ma noi andiamo. Ma sei stronzo. Mi cambia, non ci deve essere gente. Ma poi è freddo, si scala poco adesso. Mi stai ma tu il vuoi problema. Scalare? Ecco perché hai ordinato una corda ma oggi. Ma non posso scalare da solo. Guarda, c'è il B&B vicino. Un po' ha uno stile un bello, po' spartano. Però vedi, molto devi tranquillo. Smetterla. Ti fanno anche la collezione con tutte le frutti locali. Tu sei entrato nella fase in cui io penso che ti perculi. A me queste cose qua mi gasano tantissimo. Io voglio la semplicità, voglio il letto in paglia, voglio il insomma. Mi hanno tolto. Vai. Ecco. Cioè, è fighissimo questo. È meglio del futon. È top, vedi, è la semplicità. È la semplicità. Ma non devi fare, devi dormire. Ma ok, ma può andare bene, però cioè, lo guardo e lo dico fighissimo. No, è vero, non dici non fighissimo. Puoi dire ma aspetta, ma secondo l'idea che ho di questo ritiro spirituale che ci dovrebbe connettere più tra di noi. Ma francescano. Aspetta, no, ma guarda che allora andiamo in un monastero. Guarda che zona. Andiamo a Camaldoli, cerca monastero di Camaldoli. A me va bene un monastero. Io ci sono andato a dormire con i frati di Camaldoli. Ma non è l'ultima fermata del 13 di Bologna? Croce di Camaldoli. Aspetta, Camaldoli, c'ho Arezzo, Genova, monastero di Camaldoli. Vai a cercare quello. Ah, trova Arezzo. Può darsi. Ok, la Madonna è enorme. Lì ti ospitano. Prego. Ci sono le camerate. Possiamo andare lì dentro. Vediamo se. Volevo la foto di una cella.
Ma ne- ah, c'hanno il chiostro. Allora, forse era così tutte le mattine a pregare. Ammetto che forse è un po' estremo anche per me questo. Ma lì non ci cioè, si può parlare. È stupendo. Sì, sì. Però guarda che figo qua. Mi sta di freddo. Ecco, aspetta un attimo. Però aspetta un attimo. È possibile trovare? Vai, no, ma vai un attimo indietro. Indietro, indietro. No, ma andiamo a Siena. Indietro. No, Frank. Ho capito. San Gimignano, Siena, quelle zone lì. No, no, no. Dal camino, dal focolare. Ok, guarda che figo. È possibile trovare un posto con questa roba qua in cui sei servito e riverito? Dicendo, io vedendo questo mi è venuto in mente magari delle robe così in Toscana, tipo verso Siena esatto. O cose così ci sono. Ma raga, ma troviamo un B&B lì a Siena e siamo lì, si sta bene, okay, si mangia bene. Siena? Per me no, nelle campagne di Siena. Siena oppure San Gimignano. Oppure... Lì è bellissimo. Le campagne di Siena. Non ti va bene. No, no. Non ti va bene. No, stavo dicendo, tu aspira alla santità, ma non è vero. Cioè, io voglio essere servito e riverito. Però aspira o aspiralla? Aspira alla. Ah, ok. Alla santità. Lucca. Lucca. Beh, anche Lucca. Ma Lucca... andiamo a sentire un altro consiglio generico. Andiamo a sentire il consiglio generico audio. Ragazzi, non ne conosco uno di preciso, ma cercate un monastero con la spa. Sono dei posti fighissimi, tranquilli e sicuramente arroccati da qualche parte. Oh, ma esistono? Se ci sono, proviamo. Questo figo. Ammetto che questo mi incazzerebbe. No, io effettivamente sto guardando degli agriturismo vicino nelle campagne di Siena. Tipo, okay. Ho trovato questo che c'è anche, vabbè, la piscina, che se ne frega, il bagno sembra... È un posto così. Dai, Il problema no, è secondo me di questi mi casa tanto. Però il mio dubbio è, ma come fai andare a camminare? Si può? Ma certo. Cioè, non lo so. No, l'unico problema è se si sparano i contadini. No, e dove finisci? Non lo so. Vabbè, cammini lì intorno. Ma io avevo anche se viene a nevicare di Cortona. Oh, io ho la macchina, certo. Che può gestirla la neve. Sì, ma no, ma infatti, ma poi è tipo il posto in cui ero stato quest'estate qui era una roba del genere, cioè isolatissima ed era fighissimo. Però era una casa. Questo magari era un casolare è tipo hotel che ti fa. Vai a cercare era un casolare dove farti tutto. Posso dire che esiste Monastero Resort. Vai. C'è, tipo, anzi, c'è questo monastero di Cortona e hotel e spa. Te l'ho appena detto. Infatti. Ma quello te avevo detto io. Ma che è fighissimo. Sì, ma lì finiamo forse per fare sesso l'uno con l'altro. Qua spendiamo un botto. Qua, se posso dire, stiamo un po' andando oltre quello. Però che guarda che testo, vista eh. Laggiù. Cioè, no, guarda i prezzi, guarda troppo prezzi. Lusso, secondo me, un agriturismo slash hotel nelle campagne toscane, Siena o Montepulciano, Monteriggioni, come si chiama l'altro coso che dove siamo andati? San Gimignano. Ci sta. Sulle vie di Ezio. Sì, di Ezio. Toscana. Anche perché lì poi mangi da Dio, voglio dire. Mangi bene. Sei un equilibrio buono tra pianura e montagna. Sei in collina. Ma è vero, non esiste un castello con spa? No, impossibile. I castelli te li affittano. Cioè, li affittano. Ci sono tanti castelli che puoi prendere di solito. Mm. Ovviamente non tutti per te, credo. Io, tra l'altro, ho un amico che mi aveva detto: se con Space Valley volete fare qualcosa in un castello, i miei parenti ce li hanno. Ah. Ma forse ce li hanno, ce l'hanno. Potrebbe essere. Aspetta, ho trovato Castello di Velona Resort. Non ho capito dove. Io ho trovato il casale Montalcino. Ma questa è una piscina. Bellissimo. È freddo per la piscina. Ma io a me non fuori non riusciamo a usare tanto. Posso dire che ci partono un botto di soldi. Però c'è una vista incredibile. Sì, guardate questo. Cioè, no. Casale Girifalco. Dici, guardate quanto è bello. Rustico. Si chiama Casale Girifalco. Ecco, bravo, io voglio proprio il rustico. Io voglio essere un po'. C'è la piscina. La pietra. Voglio essere un po'. Se vuoi stiamo bingo, trovando il punto di incontro. Guarda che pietra. Guarda che pietra. Che non siamo in diretta. Ma provate a mettere. Ma questo qua è Casale Girifalco. Nick. Sì. Nick. Ok. È lui. Ciao. Ok. Bello. Bellissimo. No, questo è carino. Questo qua a fare le riunioni. Questo mi gasa tantissimo. Questo è carino. Ma dov'è? Scusa. È sempre vicino ad Arezzo. Dove si. Ah. Oddio. Guarda che lago è il Trasimeno. Sì, mi sa di proprio di sì. Però vedi, questo sì, ha un che di rustico, è in una bella posizione, c'ha un po' tutte le varie cose, non è troppo... Secondo me possiamo trovare di meglio in questo zona. Dici? Secondo me sì, senza offesa per gli amici di... No, però mi piace ricordo. Perché ci stiamo venendo incontro. No, come zona ci capito, stiamo no, trovando. Zona ci stiamo trovando, abbiamo capito che ci serve la pietra e il rustico, abbiamo capito che vogliamo essere tipo massimo decimo meridio quando torna alla sua casa. Però quindi... quello lì è proprio Val d'Orcia, cioè, anzi possiamo vedere se affittano quella casa lì.
Merda, sarebbe allora, fighissimo. Mio padre quale lo conosce caso? Lui. Schifo Valdrona. Il proprietario della casa. Ma di quell'aneddoto che è fighissimo. Che gli indennizzarono quando dovettero registrare la scena dei campi bruciati un intero anno, forse anche di più, di raccolto. Merda, perché hanno bruciato tutto. Cioè, non so cosa pagliate, però figo. E poi parlano della casa del gladiatore, dove impiccano e bruciano figlio e moglie. Dai. Solo una volta. E beh, quando lui torna a casa che è tutto bruciato. Casa sua. No, non mi ricordo, però ok. Che fai, fa... piange, smoccola sui piedi. Ma quelli sono i campi Elisi. No, però figo. Ha ragione, scusa. Bravo. Però in realtà forse no, vabbè, li vede però quelli nei sono campi sono in realtà ispirati alla sua casa. Sì, perché forse lui si vede lì. Esatto. Lui si vede lì. Lui sì. Si vede lì. Andiamo a sentire un altro audio, Palestrina. Oh, raga, secondo me dovete andare a Palestrina, un piccolo paese in provincia di Roma. Ma non Roma, è lontano. Ciao e comunque sono Matteo. A Palestrina adesso guardiamola e per carità può essere anche carina, però no. Provincia di Roma mi sembra... Bello. Boh, vabbè. No, andiamo in un hotel di Garda. Tanta roba. No. Ma potremmo andare a fare un hotel tematico a Disneyland. Ma spaccare dal ridere, però. Sapete cosa farebbe ridere? Solo che costano tantissimo. Sì. Costano ma non c'è un hotel a tema tipo Signore degli Anelli? Esatto, gioco di ruolo. Anche non gioco di ruolo, cioè ispirato al mondo fantasy. Le campagne di Giovanni. Però, no, sì. La contea di Giovanni. Negli Giovanni? Audio che Giovanni. Ci mandate, provate a consigliarci Michele. Proprio dei posti, cioè dei luoghi dove alloggiare precisamente. Tipo il prossimo audio, agriturismo l'adagio Badalucco. Però roba del genere. Cioè, ragazzi, venuto anche sono Matteo, se vi capitasse di venire in Liguria potreste andare all'adagio a Badalucco, un posto con tutti i comfort, spa eccetera. Ovviamente il proprietario. Andare in città più conosciute, c'è Sanremo vicino, se no è in montagna, boschi e quant'altro. Se volete lasciare una recensione su TripAdvisor 5 stelle, fammi vedere l'adagio Badalucco. Mi sembra molto un po' troppo bello, un po' troppo rocce. Bello. Cazzo, a me piace un botto sta roba. A me mi fa un però botto. Cavolo, ci sei pieno di sassi. Non esiste più un fiume. Bello, questo bello. Bello l'adagio Badalucco. Segniamoci. Nick segna. Comunque, grazie perché stiamo trovando molti posti veramente l'adagio, fighi. E che magari ispirano anche a casa. Perché magari uno non sa dove andare e può prendere spunto da qua. Ma no, porca miseria, è praticamente Badalucco, in Francia, rega. Cioè, è vicino a Nizza. È vicino a Nizza. Perfetto. Vabbè, cioè, potremmo andare in Provenza. Bello. Bello. Un attimino lontano, magari quando abbiamo una settimana. Tipo. Sai cosa sarà anche figo? Perché noi abbiamo detto andiamo in un posto, ma se noi avessimo fatto tipo andando in due posti, in tutti i posti diversi. No, un'esperienza, un'esperienza roleplay, ok, in cui magari, non so, eravamo... Fai il Jedi. No, non fai il Jedi, però tipo ricostruisci, non so, una battaglia della Prima Guerra Mondiale, okay. Quindi magari noi che ci spostiamo in tutti i campi. Avrebbe fatto molto, il fatto di vederci soldati, di essere in trincea insieme, di aiutarci. Tornavamo a fratelli di guerra. Di tempo. Sì, però ci vuole... Più che altro non vai penso lì che per pensare alle puntate. Puoi pensare alle puntate, però queste esperienze qua magari per un oddio, futuro ci sono, sarebbe figo. Mi pare si chiami Ungaretti che scriveva le poesie sotto le bombe. Beh, Tolkien. Anche Tolkien, è vero? Una parte scriveva intanto. No, forse sì, non sì. No. Sì, sì. Una parte l'ha scritta, penso, in guerra. Allora potrebbe ispirare un botto. Potrebbe ispirare un botto. Potremmo fare... Finita là. Le sotto... Ma... Non lo saprai mai. Ma non ho capito, ma... Quindi... Non ho capito. L'ho capito. Stavo facendo uno in guerra un po'. Che propone le puntate, le sottomare che sono più buone, ma è in guerra, quindi esplodono le bombe, muore e... Cringe. Ma e voi vai avanti. Avete presente quei film americani, body shaming al massimo, in cui mandano i bambini e i ragazzi tipo a fare allenamento in questi camp... isolati nella natura con tutte le casette di legno. Ah, sì. Più o meno, sì. Tipo Giovani Marmotte? Tipo Giovani Marmotte, esatto. Non so se esiste della roba così in Italia in cui ti vanno a far fare delle esperienze sicuro, simili. Beh, io un bungalow da piccolo ero andato al Non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché? No, è più forte di me. Andiamo in un campeggio. Lo ricollego. Campeggio. Un campeggio. Con la roulotte. In un campo. Lo ricolleghi? No. Scavo in un villaggio. Lo ricollego a dei momenti bruttissimi della mia vita in cui ci andavo con la squadra di baseball. E succedeva di tutto in quei bungalow. Era una roba devastante, ragazzi. Avevo veramente dentifricio ovunque, che mi tappava qualsiasi buco del corpo. Te lo assicuro, vabbè. No, ma quello che non ho capito è valutabile sia hotel, B&B, appartamento o solo secondo uno di quelli? Me, io farei deve esserci la colazione. Solo la colazione per me. A me è esatto, basta la colazione. Sì, c'è un posto vicino. Ma esatto, deve esserci i ristoranti vicini che abbiamo visto che sono affidati. Locali. Sì. Che poi, come dice Frank, ne basta uno. Perché una volta che ne hai uno, muovi tutto il menù. Il servizio in camera, nel senso, io non voglio andarmi a comprare la carta igienica. Sì, vabbè.
cioè non voglio andare a fare la spesa per vivere. Al massimo voglio la gli asciugamani, voglio i lenzuoli, voglio la carta igienica. Sì, un B&B comunque. Okay, tipo, sì. A me se fosse appartamento non mi turberebbe. Anche a me è vero, ma un glamping? Non so cosa sia. Un cosa? Sai che tende di lusso? Stato. Lo so. Hai detto ci sono stato glamping. È glamping. Allora, cerca è glamping. Figo, però è tipo, da quel che mi ricordo, quel che avevo guardato io, cioè, sono molto romantici, cioè è molto da coppie. Okay, ho trovato questo in provincia di Reggio Emilia. Ma ora c'è la porta tonda. No, questo non è un glamping. Fighissimo. Io questo, Glamping Holidays Italy si chiama. Figo. No, voglio andare qua. Bellissimo. Non ci sarà neanche la corrente. Poi c'è la piscina quella. Quelle quella è alla pietra di Bismarck. Ottimo, non è bellissimo. No, è strabello, ma in mezzo alla natura. Sì, infatti, ha messo una foto. Niente, eh. Poi io non so, ho un po' di dubbi di questo boss. Grazie, figo. Un saluto. Walking. C'è una signorina nel cartellino booking. Comunque ringraziamo comunque tutti quelli che, scusate, ho avuto un attimo di routine. Ringraziamo tutti quelli che si stanno sabbando, perché ricordiamo che abbiamo un goal. Non abbiamo, abbiamo un goal detto, sì, da un mese. Da un mese in cui, se riusciamo a arrivare a 2500 sub, abbiamo pure un hype train ora, e porteremo un gioco da tavola. Sì. Un nuovo gioco da tavola. E ricordiamo, tutto strutturato, non il solito gioco da tavola. Fatto proviamo, bene. Fatto bene, dura di più la live, siamo tutti contenti. Ho trovato queste tende in sto posto, si chiama Roncone qualcosa. Ma dove sei stato tu, donno? Vabbè, no. Questo è però carino. Però questo penso che vivi qua dentro. Ah, dici che in inverno muori. Il problema del glamping. Bello, bello. Le pecore, no, però rega, una roba così è fighissima. Sì, no, ma rega, ma d'estate però. Magari le pecore pascoleranno anche. Sai che forse ci serve della gran pet therapy a tutti noi. Soprattutto a te. Figo. Ma passeggiate che cazzo a cavallo. Sì. Non sai accarezzare gli animali. Ma sarà i cani suoi. Sì. I cani. Come si accarezzano i cani? No, proprio le mosse base. Però della pet therapy mi piacerebbe. Cosa sono i Bubble Hotel? Cerchiamo i Bubble Hotel. Sono quelli a palla trasparenti che vedi il cielo. Bello. Andiamoci. Però quello è figo. Cioè, è figo, e basta. Non ha senso. Però sarebbe bello. Ma è molto più bello. Se... Perché? Ho sbagliato. Ma anche perché non doveva premere nulla. Che ha sbattuto la testa. Allora, si è addormentato con la testa sul bottone. Allora, andiamo a sentire un altro audio tenuto a Santi Giacomo a Filippo. E comunque Filippo, la gente si sta scatenando. Secondo me dovreste andare alla tenuta di Santi Giacomo e Filippo ad Urbino. Ma quanto dista? Perché in Umbria è lontano. Beh, Urbino. No, Urbino, dai, non è troppo. È nelle Marche. È orette, direi. Scritto tenuta a Santi Giacomo e Filippo Umbria. Ma è nelle Marche. E c'è scritto lì, che ne so. Ma lì l'ha scritto... Oh, sei un pirla. Comunque, voglio dire una roba. Figo. Cioè, nel senso, andiamo, magari la gente ci può anche consigliare un ristorante buonissimo e poi noi attorno ci troviamo qualcosa. Beh, vero, perché magari potrebbe esserci questo ristorante pazzesco e noi troviamo, facciamo tutto in funzione del ristorante. Sì, sì. Cerchiamo un buon ramen e ci andiamo vicino. Cazzo, sarebbe figo. Tokyo. Bello. Andiamo a vedere la tenuta Santi Giacomo e Filippo. Sì, vuoi vederla? Ok, bella. Allora, andiamo qua a prima vista direi bello. Le tende fanno cagare. La piscina tanto non è usufruibile. Hanno l'orto. Hanno l'orto, il vigneto. Quindi mangi prodotti locali. Sai che però come paesaggio questa mi piace. A me non piace. Anche a me piace il strano. È un po' fine. È un po'. Non so. Poco rustico. Lussureggiante. C'hanno la cantina. Capito? Sì. Nick mi trova d'accordo su questo. Sì, è un po'. Cos'è questa roba? È l'orinatoio. Sì. Ma che roba. Che sia vino. Ah, io ho un posto anche. Carino. Un altro, sempre dove sono stato in Val d'Orcia, signora. Che è carinissimo perché è un borgo, è un vecchio paesino abbandonato che ha comprato, non mi ricordo come si chiami. Comunque ci consigliano l'Ikban Ramen a Verona, quindi Ikban Ramen. Anche Kabuto Ramen a Pisa. No, però secondo me abbiamo capito che vogliamo andare zona Toscana Marche, diciamo, forse più Toscana, in mezzo un po' alle colline. Aiuto. Mio Dio. E quindi è già positivo. Io comunque vorrei fare comunque una... Perché dico comunque? Però cosa vi turberebbe se... Cioè, come dire, un Dici. Posto che anche non è un, è un appartamento, diciamo, ma dobbiamo comprarci il minimo. No, infatti questo qui potrebbe essere perfetto. Ci potrebbe stare. Perché abbiamo anche i campi da paddle, se vogliamo. Figo. E puoi fare le camminate. Ci sfogliamo. E in più hai il ristorante che è sempre dell'hotel. Okay. Però è esterno a tutti gli appartamenti. Okay. Ed è in realtà un ristorante acquisito successivamente. Dove fanno da mangiare da Dio. Picci al piccione della Madonna. Ah, figo. Adesso aspetta. Ve lo dico. Aspetta. Mentre pensi, noi comunque stiamo ignorando l'alternativa tazza. L'hotel dove siamo stati lì.
Vero, lì potremmo anche ha mangiato bene, era tranquillo. Ammetto che anch'io sono un po' come te, che se ho visto un posto era bello, tendo a ritornarci. Lontano, però al tempo stesso, a me tazza come paesaggio non è che faceva impazzire. No, ma solo quello. Ma io, a me farebbe ridere se Space Valley ogni anno fa ritiro a tazza. Sì, no, è vero. La cosa si chiamava di tazza era il cameriere, ricordiamolo, che ci ha portato. Lui era un grande, ma era tutto fatto. Tra l'altro, ho scordato lì tutti i miei giochi della Switch, quindi potrei anche recuperare. È vero. Scrivi Frank, tenuta decimo Villa Dini a San Gimignano. Come hai fatto? Velocissimo. Sono due zone. Allora. Bello. Allora. Confermi questo. Sì, ma non è questo in realtà. Sì, è che questo è qui. Questo. Sono due zone, nel senso che una è un pochino più fighetta ed è quella roba più grande, stile hotel. Ok. L'altro invece è appartamenti. È così. Ah, appartamenti? Sì. Figo. Scusa, vediamo un attimo. Dico, certo. Ecco, allora vai su, okay. A nord? No, de zoom. Okay. Vedi quello lì, la locanda del borgo. Ah, ok. Fa sempre parte della tenuta Decimodini, però. Te l'autogestisci. Andiamo a vedere questi piatti. Questo qui è il ristorante. Questo è il ristorante. Qua, vabbè, poi hai la colazione inclusa. Questi sono tutti. Questi fan. Sarà che ora di cena. Questi sono buonissimi. Porzione un po' piccola. No, si mangiava veramente bene. La pizza, magari rivedibile. Non era male la pizza. Ed è un borgo. Sì, vabbè, un borgo riqualificato. Cioè, l'unica cosa è che è figo perché stai vedendo delle piante. L'unica cosa, non fa, Nick, no, sono d'accordo, però l'unica cosa che temo un pochino di questi posti tenuta qua Villadini è il fatto che noi poi siamo lì, fa freddo. Ma quindi siamo in casa. Esatto, ma non hai però. No, dico, non hai però da andare a fare tipo la spa. Ah, ok, ma te piacerebbe. Cioè, secondo me è qualcosa. C'è la spa? Secondo me c'è la spa. Prova a vedere. Cioè, qua io vedo una piscina. No, ma se sei su Booking, però c'è scritto. Ah, no, andiamo sul sito decimo.it. Cioè, perché la mia paura è che ci troviamo in un posto figo dove, però, al di là del lavorare, che però non lavoreremo tutto il giorno, non sappiamo che cazzo fare. Siamo in mezzo al nulla, non possiamo neanche fare una passeggiata di notte. Di sera non abbiamo la spa, non abbiamo niente. No, invece io la vedo al contrario. Cioè, noi dobbiamo trovare proprio un posto in cui non sai che cazzo fare. Resti lì a bunkerato. Ma neanche una spa? No, ma la spa è dentro. E non c'è. No, devi vedere se c'è la spa. Non lo so, non mi ricordo. Non so, cioè, dico, almeno troviamo un posto con una spa. Okay, ma io non ho capito perché. Cos'è la spa di base? Piscina calda. Ma perché poi ti bagno turco? È rilassante. Okay, non lo so, non l'ho mai fatto. Vai, andare a fare che dobbiamo prendere una spa per farla provare. No, sono robe che proprio mi inquietano. No, non è vero. Perché non l'hai mai provato? Sono traumatizzato dai film Vacanze di Natale. Vabbè, ma è diverso. Mi inquietano un botto. Ma vi immaginate Frank massaggiato? No, non ce la può fare. Immaginati Frank in una sauna, nudo. No, non di merda. Bellissimo. Però vabbè, lo troviamo con la spa. Un altro. C'è una spa o comunque qualcosa da fare, capito? Devo sentire un altro audio. Se no, ci portiamo i giochi da tavolo. Raga, io vi consiglio camping Le Fonti a Cervarezza. Alla spa, a una sala, al biliardino, al ristorante. È meraviglioso. Cervarezza è un bel paesino in montagna, in provincia di Reggio Emilia, e ve lo straconsiglio. Si sta da Dio. Forse non tornerete mai più a Bologna. Andiamo a vedere. Cazzo, questo mi ispira tantissimo, allora, perché proviamo. Hai detto piscina, sala, biliardino, quindi è una roba un po' letica. Ma l'hanno incastrato sto letto. Vedi. No, raga, è lui! È lui! Farebbe molto ridere, ma è anche sono in camper, ok? Cazzo, figo! Ma vabbè, è una balera. No, un centro anziani, dai, scusate. Ma andiamo in un centro anziani, scusate. Non so se adatto. Secondo me è perfetto. Vediamo il video. Andiamo, bambini. Ci vuole! Ma è un campo estivo. Però un centro anziani figo in realtà. No. Andiamo a un arci. Guarda, c'è anche la bocciofila. Secondo me hanno scelto male le immagini. Allora, andiamo a sentire l'altro audio, per favore. Ti sei incazzato con quest'audio? Riverenze dalla grappa, un posto che vi consiglio vivamente è la Foresta Umbra, ottimo luogo naturale nel Gargano. Se non sbaglio ha un hotel chiamato Hotel Elda, se non sbaglio votato anche molto bene dalle recensioni, un luogo ideale per rilassarvi, concentrarvi e stare insieme. arriviamo nel Gargano. Elda Hotel. Ma detto Gargano è la Foresta Umbra nel Gargano. Guardate che bello. In Puglia. Oh, magari ci vuole poco. Cosa vuol dire? In Puglia. Bello. Ma com'è possibile? Lui ha detto porca la Foresta miseria, Umbra nel Gargano. Ah. Ah, no, dai. Ma dai, sì, ma che fregatura. Saranno 8 ore. No, stivalone. 8 ore no, però. Beh, perché no? Secondo me sì, saranno 6 ore. Anch'io sono rimasto sconvolto. È collegata molto meglio quella. Comunque mi spacca che gli audio che arrivano
arrivano sono molto informativi, ma sempre stile pubblicitario. Un luogo in cui ritroverete i vostri sensi, accarezzerete la natura più a e non tornerete più. Dicono a 4 Bologna. Ore e mezza ci vuole da Bologna. Tanto. Però secondo tanto, me però pensavo molto meno. Secondo molto me Toscana. Andiamo ma Toscana secondo me troviamo un botto di roba. Secondo voi non abbiamo abbastanza elementi per tirare i tre finalisti? Ma io dico dei posti che abbiamo visto non c'è nessuno che mi convince, ma secondo me secondo quello che abbiamo detto, se noi guardiamo, ci mettiamo a guardare nella zona toscana, Siena e varie, troviamo qualcosa. Anche secondo me. Sì, secondo me abbiamo capito le nostre linee guida. Abbiamo trovato la zona, quindi è molto. Ma magari positivo. Facciamo da qui due settimane un'altra live. Ah beh, no, certo, studiamo dove mi piacerebbe. Sì. Scusa Nick, rileggici gli appunti che capiamo un attimo. Andiamo a vedere i punti saldi. Allora, Nick, se non hai messo però le esigenze di tutti mi incazzo come una bestia. Stanza per riunioni. Sì. Ok. Spa. Ok. Camminare. Ok. Rustico. Ma scusa, ma il cibo? A parte che io avevo detto pietra vista. È una roba importantissima, sì. La pietra a vista. Ma che fa freddo d'inverno. Metti anche stile gotico. Il gotico bello. Dove gotico fanno figo. Sette sataniche magari. No, ecco, quello volentieri. No. Un posto una volentieri. Chiesa sconsacrata. Ma poi avevo... Ma tutte le esigenze, Nick. La ci cosa sono? Della posto non turistico. Ma vabbè, ma quello lo sappiamo. No! Non scalatori. La zona. Non scalatori. Non scalatori sociali. No centro anziani. Esatto, la vicinanza. Low budget. No, guarda i nomi, guarda. Nessuna i nomi. Pretesa di performance. Guarda i nomi. Ah, ti sei segnato. Il monastero di Cortona. Bravo. Casale di Rifalco. Bravo. Vabbè, allora, evidenzia Val d'Orcia. Evidenzia Val d'Orcia. Secondo me devi evidenziarla. Però, aspetta, Cesare, ti vorrei riportare comunque al motivo per cui partiamo. Sì. Guardami un attimo. Riunioni. Che è quello comunque di unirci. Ok, let's go. Cioè, di unirci e uscirne più potenti, più forti, capito? Perché? Cosa vuoi? No, perché secondo me ti sei un botto infastidito nella scelta di questo posto. Io voglio la palestra, mi metti la palestra dentro. Sì, ci chiama la palestra. Metti la palestra. Posso dire che secondo me partoriremo una puntata. Cosa vuol dire? Sì, no, ma è chiaro, non concluderemo un capo. Non concluderemo un capo, ma che cazzo? Allora la prendo come vacanza. No. Sì, almeno provare. Ok. Almeno. Comunque, poi dobbiamo anche buttare in tutto giù questo abbiamo sottovalutato la connessione, perché se noi andiamo in un posto secondo me non è fondamentale perché tu dici no, deve prendere un minimo il telefono, magari devi usare Drive, devi usare, non è detto Drive lo puoi usare, cioè sarebbe scrivere in loco e poi un posto in cui prende soltanto il telefono satellitare. Siamo un attimo impegnativi. Troppo. Non ci frega questa cosa. No, ma di base che tu devi, non so, pensare alle live come le vuoi nel prossimo anno, che episodi vuoi fare con Space Valley. Noi realisticamente quando c'è le riunioni ci siamo ospitate. Tutti e cinque davanti a un monitor e guardiamo in diretta Drive che si modifica. Esatto, e non va bene. Invece dobbiamo in questo cogliere l'occasione per stare lì senza tecnologie a ragionare con i fogli di carta. Esatto, con dei disegni. Tonno una volta faceva i disegni delle puntate. Sì, è vero, è vero, mi piaceva un botto. Vabbè, un botto. Possiamo andare. No, vorrei lanciare. Andare, allora, grazie. Aspetta, c'è la Sofì che mi consiglia le piane. Le piane di brutto? Alle piane. Alle piane di non sarebbe male. Lì è figo. Le piane di Bologna. Ma ci sei stato? Cosa devo l'altro scrivere? Giorno ti ho detto, non so cosa scrivere. Stato? Hai fatto dove? Alle piane. Dove sei salito? A piane di Mocogno, Ma me lo continuo a scordare. Ma perché? Per caso in croce hai un ristorantino proprio in piazza e basta. Le piane. È questo posto qui. Sì, bello. Non è niente. Hai case isolate. Cioè, effettivamente non c'è un cazzo. Quello è figo. Devo dire, è carino. Ed è in croce. Sì. Deve, è qua vicino. Cioè, lo stesso. Neanche ci sono anche un po' di case. Ci sono che c'è un hotel. Stare. Anzi, c'è una baita del Duca. Ma lì però non puoi stare. Lì non è. Li mangi. Lì non li puoi mangiare. Si mangia anche molto bene. Ma anche quelli in piazza fanno una buona pizza. Sì, ok. Casa Montana. Però mi ricordo che c'è anche una casa un po' sposata dall'hotel. Casa Montana questa. Sì, per forse parrocchie, non però, quella, per però. Per parrocchie, perfetto. Io ero stato in un'altra casa. Poi c'è Mazzieri. Mazzieri è molto stile anni 70. Però è figo in realtà. C'è la cooperativa. È gigantesco. Cerca Mazzieri. Cioè, guarda. Ormai l'hotel in piazza. Ma tu qua, Nick, perché ci andavi? Io ci andavo da piccolo. Ah, ok. Ah, però. Quindi è anche un po' un posto che ti ricorda la tua infanzia. Sì, è strano figo, posto. Bello, figo. Stranissimo. Fighissimo. È super anni 70. Sì. Nick vuole andare a sciare. No, eccolo subito. C'è solo lo ski lift. Questa qui è la ski lift. È solo lo ski lift. Che palla. Nick, non ce la puoi fare. È proprio una roba che. Ah, sì, lì. Vabbè, hai una pista. Cos'è sta roba? Polenta. Io ho imparato qua. Polenta con cinghiale. Ma ero una fame, rega. Andiamo. Anch'io una gran fame. Ultima cosa, no, aspettate, prima di staccare. No, bellissimo. Aspetta, c'è un. Sì, guarda pure.
Bello. Sì, bello. Questo clima nostalgico anni 70-80, triste, cioè che ti dà la botta di tristezza, ma ti ricorda che siamo un bellissimo paese, mi fa un botto. Sì. Sì. Okay, comunque, prima di finire questa live, intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno inviato questi consigli. Okay, ringraziamo anche tutti quelli che si sono subati per arrivare al bellissimo gol. Tutti quelli che ci hanno seguito finora. Ma io finirei con una rubrica speciale che anche non abbiamo mai avuto. Oddio. E cioè, quale? Frank e l'abaco. Ma porca miseria, non ce l'hanno neanche. No. E poi in realtà ho detto facciamolo. E poi ho pensato, ma io non ho studiato. Quindi allora, non sa niente. Allora, aspettiamola per la prossima. Però, una premessa, praticamente Frank, abbiamo comprato un abaco, un video di gennaio. Esatto, stiamo anticipando un video di gennaio. Frank si è trovato tra le mani un abaco e ha scoperto che dietro l'abaco c'è un mondo, e cioè gente che fa i calcoli in maniera mega veloce con l'abaco e vuole sfidare la calcolatrice. Quindi si sta allenando per questa sfida contro Nick, naturalmente. No, Pingo, il mio iPad. È inquadrato male. Ma vaffanculo, ma che cazzo vuoi? Ma decido io come inquadrarlo. Ma che cosa vuol dire? Ma in realtà non sta funzionando. Ah, perfetto. Questo qua è un altro. Quindi nella prossima la. Ah, no, ho scordato di dire una roba importantissima. Adesso lo diciamo. Intanto facciamo vedere la foto di. È una foto. Non va, è bloccato. È bloccato. Nella prossima live vedremo. Ci sarà una prossima live. Sì, vedremo l'abaco il 19. Giovedì. L'abaco di Frank, ma che soprattutto è 20. No, prima. Ma raga, è il 14, è il 16, fra due giorni. Allora niente, qua vive nel suo mondo. Sì, ho sbagliato. Il 20, ricordiamo, facciamo live speciale. Il 20, ma fino live a quanto speciale dura, allora? Per il compleanno di tonno. Ma quanto dura? Dura normale, perché normale, io non voglio fare. No, dai, no, mangiamo anche in live. Mangiamo in live. Ve l'ho detto. Festeggiamo. Tu vai. Ma no, facciamo normale. Se non vuoi venire al mio compleanno, ma certo, andiamo a fare la cena dopo. Non c'eri per il suo compleanno, scusa. Certo che ci sono. E allora ci sei anche. Ma andiamo a cenare dopo. Ma io il mio compleanno lo voglio fare. Scusa, non puoi stare, però puoi venire dopo. No, sì, ma perché non sono da solo. Ma invitato. Invita tutti. Invito. Certo. Invitiamo tutti. Invitiamo tutti. Bello. Vabbè, sarebbe una bella figata. Sì, che la gente dietro sta a mangiare le pizzette. Ah, bello. Facciamo la festa qua. Allora, c'è questa praticamente la lista dei desideri della Valle. Salerno sta continuando a dire: sono stanchissimi, sono distrutti, tutti hanno smesso di funzionare. Ma cosa vuoi? Ma basta. Ma fallo tu uno show live su Twitch. Ci vuole. Ci vuole. Comunque, okay, dicevo, trovate la nostra solita lista desideri con dei regali che ho aggiunto. No, questa è una, io. Questa è una merda. Con dei regali che ho aggiunto io, se mi volete fare per il mio compleanno. Ma aspetta. Naturalmente, non siete assolutamente obbligati a farli. Ho messo anche dei regali. Allora, diciamo una roba. Allora, noi abbiamo sempre detto di no a questa cosa del aggiungere regali per il nostro compleanno in lista finalmente desideri. Finalmente, questo è cambiato. Nella lista desideri. Abbiamo sempre detto è una cosa un po' subdola. Farsi fare regali così. Maniera. Assolutamente, però ho detto Tonno, allora fammi finire. Tonno è stato il primo, in prima linea per questa difesa del non facciamo mai questa cosa qui. È vero. Poi è arrivato il suo compleanno e come è arrivato ha detto: ma perché non facciamo una festa di compleanno e metto i miei regali in lista desideri e mi faccio regalare? Abbiamo creato il precedente. Però aspetta, stronzo. Con questa cosa volevamo creare un precedente in modo tale che quando ci saranno i vostri compleanni, tipo quello di Nelson. No, il mio e quello di Cesare non avranno questa cosa. No, beh, li possiamo comunque facciamo anticipare. A settembre. Lo facciamo lo stesso la live. La facciamo lo stesso. E così anche voi potete ricevere dei regali. E quindi niente, ci sono dei regali che ho lasciato lì. Non vi sentite in obbligo di comprarli. Posso anche non ricevere nessuno. Ma smettete questa cosa. Eh? È ovvio che non sono obbligati. È quello che dico. Per psicologia inversa. Così la gente correrà a comprare i regali. Si sentiranno obbligati. Spuderà. Ma poi ha messo le cuffie. Allora. Aspetta, Andrea ha scritto: ti assemblo il PC da gaming per il compleanno. Cazzo, okay. Metti pezzi. Grazie, sarebbe fighissimo. Perfetto. Sarebbe veramente figo. Però ho messo anche dei regali molto economici. Cioè, nel senso, un fumetto di Zaro Calcare che non fa mai male a nessuno, stai anche spiegando però, le cose che hai visto. No, però guarda, senso, vuoi dire che hai messo la tastiera? No, ma va là, sono robe che spero comunque non ti comprino siete, niente, no, ma non mi compreranno niente. Allora, facciamo un appello, non comprate niente a tonno. Posso dire, mancano, scusa, 6 giorni, non arriverai mai niente in tempo, palesemente. No, secondo me sì, no. Avrei un compleanno senza niente. Può essere, triste, neanche la torta ci sarà. Sì, no, è vero. Ah, neanche quella. Forse dovrei attivarmi. Oh, cazzi tu. Io devo anche invitare la gente. Quanta gente posso invitare? Qua. Capiamo. No, la torta la prendo io, mi sa, Frank. Ah, perfetto. Dai, prendo quelle strabone. Però ci pisci dentro. Ci sta, va bene. E niente, signori, ci vediamo alla prossima live. Grazie per tutti i consigli che ci avete dato. E arriverenze. Arriverenze. Ciao. Arriverenze.